Buonasera, mi sentite? Madonna mia, adesso devo ammetterli tutti, come facciamo qua? Aspetta. Mi sentite ragazzi? Sì. Sì, buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, come state? Bene. Molto Sto bene. contenta. Allora, nel frattempo che faccio entrare un po' di gente, siccome la Zoom, cioè non ho il piano a pagamento di Zoom, dopo Ciao. 40... Ehi là, ciao patatino! Dopo 40 minuti scadrà la sessione, allora noi poi ci riconnettiamo usando lo stesso link, va bene? Ok. Avremo la prima parte in cui avremo Adelaide che spiegherà, No, dopodiché... no, no. Nella seconda parte, aspetta che vi Vabbè. disattivo l'audio. Nella seconda parte avremo le interazioni per cui chiunque potrà fare le sue domande, sottoporre la propria situazione all'Adelaide parlando dei suoi animali, di tutto quello che vuole, insomma, e quindi risponderà alle domande specifiche di tutti quanti. Adesso vediamo quando arriva l'Adelaide. Nel frattempo io sto facendo entrare un po' di gente e disattivo l'audio per tutti e ve lo attiverò nel momento delle domande. E per attivare l'audio c'è l'icona reazioni per chi è al computer, mentre c'è l'icona reazioni per chi è con il cellulare, ci sono i tre puntini in alto a destra sul telefono. Quindi chi vuole prenotarsi già si può già alzare la mano, poi dopo io li chiamerò, insomma. Aspettiamo un attimo, stiamo ancora mettendo. Eccola qua, l'ho trovata. Adi, ci sei? Sì, ma mi sentite? Adesso ti sentiamo. Allora, io devo Ok. disattivare l'audio per tutti. Ragazzi, Solo che disattivate si sente tutti l'audio. pianissimo. A me mi senti piano? Sì. E adesso? Piano. Mi senti piano? E ora? Pianissimo. Piano. Ma perché ho comprato le cuffie nuove? Perché non mi funziona mai niente? Sono le seconde cuffie nuove che prendo perché le prime non andavano. Zio santissimo. Provo senza cuffie. Se sentite dei rumori, ne so, abbiate pietà. Vediamo. Mi sentite? No? Si sente benissimo. Allora, mi dicevano che le cuffie andavano benissimo, funziona tutto bene, è solo l'Adelaide che non mi sentiva. Vabbè, così mi sentite? Scrivete in chat, per favore. Si sente bene anche ora, ma si sentiva meglio prima. Va bene. Ok, ragazzi, incominciamo. Io cercherò di essere multitasking, che non è proprio una delle mie doti migliori, cioè in realtà insomma, la tecnologia non è la mia dote migliore. Però per fortuna oggi noi abbiamo qua Adelaide che mi tirerà molto lavoro dalle mani, per cui io dovrò stare principalmente dietro a fare entrare le persone, a fare alzare le mani, abbassare le mani e farvi parlare. Però è necessaria una piccola presentazione. Allora, intanto è la prima Zoom pubblica che faccio da tanto tempo, perché abbiamo avuto quest'anno un sacco di sconvolgimenti e quindi sì, non è che avessi tanta voglia di intrattenermi pubblicamente con la gente, invece adesso ho voglia proprio di stare un po' tutti insieme perché era arrivato il momento, ma più che altro perché l'ultima volta che abbiamo fatto la Zoom insieme, Adelaide ci ha, come vi ho un po' anticipato, deliziato con delle sue scoperte cioè non definirei nemmeno teorie perché alla fine hanno un che di scientifico che ognuno potrà poi vedere nella propria vita, nelle proprie, se ci va a pensare, negli episodi della propria vita.
È nato tutto così praticamente, che stavo raccontando un po' di quello che stava capitando, eccetera, e stavo raccontando del problema che ha avuto la mia cagna Betta, che adesso qua che dorme, che nel momento in cui sono arrivata in quella che è diventata poi la mia abitazione definitiva, dopo questi mesi di pellegrinaggio, dopo che sono dovuta andare via di casa, la separazione, eccetera, eccetera, il cane ha iniziato subito ad avere dei problemi di incontinenza urinaria pesantissimi. E non sapevo cosa fare, l'ho portata dal veterinario credendo che avesse ormai i reni distrutti, perché comunque ha 14 anni, ed ero disperata, perché dal momento in cui si presenta il problema renale vuol dire che il rene ha già perso il 70% della funzionalità, quindi significa che il cane sta già morendo, quindi ero già preoccupatissima di tutto ciò. E viene fuori che invece il cane non ha niente ai reni. Poi, ovviamente, io poi su Artiglieria Pensante, il gruppo Telegram, ho reso tutti partecipi, vi ho chiesto l'intento per il cane ed è venuto fuori che il cane non aveva niente ai reni. Adelaide mi ha detto: il tuo cane, siccome, e adesso vi spiegherà meglio la sua scoperta, il tuo cane stava provando a dirti che quello era il posto definitivo per te e quindi stava marcando. Nel momento in cui ho sentito questa cosa, mi si è così aperto un universo, è come se il mio cane l'avesse capito. Adesso il mio cane si tiene l'urina come quando era una ragazzina, non ha mai più avuto problemi di incontinenza. Quindi adesso vi provo a fare spiegare un po' da Adelaide quella che è la teoria alla base di tutta questa storia, e quindi come ognuno di noi può utilizzare l'osservazione del proprio animale per sapere già in anticipo quelli che sono i tuoi problemi, perché il tuo animale ti rispecchia anche a livello fisico delle problematiche che tu avrai, e lo fai in anticipo. E quando quando lei mi ha fatto pensare a questa cosa, ho riguardato tutti i problemi di salute che hanno avuto i miei cani e sono rimasta sconvolta dalla precisione effettivamente di quello che stava dicendo. Infatti l'anno scorso il mio cane ha avuto un problema, si è rotto un dito della mano destra, e io dopo un anno che provavamo a curarla, alla fine gliel'ho dovuto amputare. Ma quella è stata la cosa migliore che abbiamo potuto fare, perché lei dopo si è sentita così libera che è come se avesse perso 10 anni di età. E io invece ero molto reticente nel farlo, perché non, cioè, pensavo un po' come un essere umano, non pensavo come un cane. Pensavo che avrei dovuto evitare in tutti i modi, no, di amputare il dito al mio cane. Invece lei l'ha vissuto soltanto come essersi tolto un peso, ed allora è praticamente tornata una ragazzina, anche se ha 14 anni. Effettivamente è la stessa cosa che mi è successo poi un anno dopo, in cui ho avuto la rottura della mano destra, che è stata però quella che ha sancito la mia libertà, perché poi sono andata via di casa e quindi effettivamente, e guardando tutti i problemi che hanno avuto i miei animali, non sappiamo se possiamo dire che è una scienza esatta, però io penso che valga veramente la pena che tutti quanti arriviamo insomma in contatto con queste informazioni per vedere insomma nella propria vita se riuscite poi dopo anche voi a trovare la quadra guardando i propri animali, anche perché risolviamo anche i loro problemi fisici comprendendo quello che ci vogliono dire praticamente. Un altro esempio: il mio cane ha sempre avuto problemi di fegato, non si sa il perché, di forfora, di fegato, non si sa il perché mangia solo carne cruda, cioè faccio tutta la dieta particolare, barf, eccetera. Ed effettivamente il problema, come mi ha detto Adelaide, era della mia rabbia che si esprime nel fegato. Effettivamente poi quando vado a fare le sedute di cromopuntura, i punti della riflessologia plantare che sono del mio fegato sono i punti più dolorosi di tutti. Nel momento in cui io curo la mia rabbia, il cane sta smettendo di avere problemi al fegato, gli sto facendo le analisi, vabbè, gli do anche il glutatione, però vediamo che c'è proprio una specie di corrispondenza che è molto interessante.
E questa è solo una delle cose di cui parleremo oggi con Adelaide, perché ci insegnerà anche altre cose importanti. Molte persone mi chiedono sempre anche delle consulenze, io non solo per via del fatto che ho esplorato così tanto la spiritualità, però sempre mi piace rimanere sul livello molto pragmatico, perché purtroppo, come sapete, io ho un po' un'avversione per il mondo degli operatori olistici, più che altro perché gira tantissima robaccia New Age, tantissime finte leggi che purtroppo ci tengono ancora più schiavi, che ci fanno sentire ancora di più delle vittime consenzienti, come queste leggi dell'attrazione, la legge degli specchi, che tu ti attireresti quello che sei, che quando vedi un difetto o una cosa, un brutto comportamento anche di abuso da parte di un'altra persona, significa che è un comportamento che hai tu che stai rispecchiando. Tutte queste cose fanno in modo che le vittime non trovino mai una voce e non scappino neanche da delle brutte situazioni, che è quello che poi è successo a me, perché sentono che ogni volta che vedono qualcosa di brutto nell'altra persona è colpa di se stesse. Quindi è un modo per colpevolizzare sempre le vittime praticamente e non permettere alla gente veramente di evolvere, di tirarsi via da delle brutte situazioni e andare a cercare qualcosa che va bene per loro, che sia veramente buono per loro, per la loro evoluzione, per la loro tranquillità. Per questo motivo io sono molto scettica nei confronti di tutti questi tipi di percorsi di evoluzione spirituale, che poi alla fine ti ripropongono un modello cristiano di porgi l'altra guancia quando qualcuno ti schiaffeggia, e eccetera eccetera, che secondo me è il metodo perfetto per mantenere le persone in una posizione subalterna e per mantenerle anche in una sorta di sindrome di Stoccolma nei confronti di quelli che invece sono le persone che si approfittano da sempre di loro, e purtroppo non soltanto a livello macroscopico, quindi come società, ma anche a livello personale. Sono spesso le persone più accomodanti, più autoriflessive, che giustificano di più i comportamenti degli altri, che si trovano ad avere a che fare con persone che si approfittano di loro, non certo perché riflettano quello che sono loro, ma perché si prendono gioco di queste persone, perché proprio perché sono molto propense a mettersi in discussione e a perdonare gli altri. E quindi questa è proprio la ricetta perfetta per l'abuso, ed è quello che la New Age e tutti questi percorsi olistici molto spesso insegnano ad accettare di buon grado. Invece Adelaide per me è un punto di riferimento, proprio anche per tutto lo studio che lei ha fatto, studio serio, in modo serio, e quindi adesso lascerò che lei si presenti e ci mostri quali sono dei modi veramente per attivare la nostra consapevolezza e ascoltare veramente quello che la nostra anima ci vuole dire, per cambiare veramente, per superare veramente i propri problemi, i propri traumi, per evolvere veramente, che è una cosa che purtroppo manca, perché io queste informazioni così dettagliate e così pragmatiche le ho avute solo da lei. E quindi Adelaide, prego, presentati pure. Benvenuta. Però non ti sento, aspetta. Devi attivare lo schermo, aspetta. Eccola qua. Attiva l'audio. Pronto? Sì. Eccola. Allora, ciao Sara. Buonasera a tutti, mi presento, sono Adelaide. Sono un'autodidatta ricercatrice psicologia. Il mio lavoro è con la psicologia. I punti dove mi sono di più soffermata è l'attivazione dell'anima, che è molto importante, l'epigenetica e l'attivazione delle chiavi genetiche. E come ben vedremo, l'epigenetica è proprio lo studio molto approfondito nel fatto che tutto ciò che ci circonda praticamente ci comunica. Invece, come dicevi tu, come accennavi, che noi dobbiamo vedere per legge dello specchio l'altro che sta di fronte a noi, invece spesso volentieri l'altro è proprio l'inverso
perché noi viviamo in una terra con i poli cambiati e questo noi lo dobbiamo comprendere. Allora, il mondo realmente, quello che ci circonda sono gli animali, la natura, il mondo marino, magari, non lo so, una pianta, però di solito sono gli animali che ci vengono in aiuto. Ho studiato anche la chimica industriale, che poi mi è servito moltissimo la chimica, perché mi ha fatto gustare questa scienza, la chimica, quando due elementi si legano creano una reazione, e da lì sono andata a vedere la causa-effetto, quindi quando ha luogo un trauma nell'essere umano è una causa, quindi sono degli elementi, delle informazioni che legate tra di loro crea una reazione. E quindi mi sono anche soffermata sulle 5 leggi biologiche di Hammer, dove dice causa-effetto e così via. Quindi in giro di quasi 18 anni di studio, eccomi qui. Sinceramente anch'io mi sono risvegliata del tutto verso i 38 anni, quindi parliamo 2006, 2007, 2008, appena apparso l'internet, se vi ricordate, YouTube. No, internet magari c'era, però YouTube mi sa che è nato nel 2006. Il fatto sta nel momento in cui io guardo, a prescindere che io già avevo il mio studio, la mia ricerca, quindi studiavo abbastanza la psicologia, che mi è sempre piaciuto anche come studio. Nel momento in cui ho visto il film La bussola d'oro, che mi pare che l'hanno fatta nel 2007, mi pare, in cui il regista, mi ricordo, presumeva nel suo film che fosse esistito un mondo in cui l'essere umano aveva la sua anima legata con un filo d'argento, un cordone ombelicale, ma che l'anima gli stava accanto sotto forma di animale. Detta così a prima vista, perché era un film di fantascienza per i bambini, perché loro nascondono bene quando qualche regista vuole mandare un messaggio all'umanità, se guardandolo più volte ci ho fatto caso che l'essere umano che teneva un certo tipo di animale assomigliava sia nei comportamenti, negli atteggiamenti, come caratteristiche, il suo modo di agire e interagire con l'altro. Questo daimon, quindi questo animale, magari l'animale era un corvo, lui c'aveva la faccia da corvo, un altro c'aveva un gatto, magari la donna c'aveva la faccia da, il volto da gatto. Quindi guardando il film più volte scoprivo che l'essere umano, avendo il daimon, che adesso sotto forma di un gatto, quella persona mangiava anche secondo più o meno cosa mangia il felino, quindi magari mangiava più carne, meno verdure, si comportava da gatta, quindi in quel mondo si poteva nascondere poco l'essere umano, perché le sue caratteristiche erano all'infuori, è come un curriculum vitae di ciascuno, però tenuto così. La cosa straordinaria di questo film è che questo daimon, quindi l'anima incarnata in qualche animale, non poteva stare più di un metro a distanza dell'essere umano suo, perché il daimon sceglieva la coscienza, non l'essere umano in se stesso, ma era la coscienza che abitava in quell'essere umano, perché l'anima vedeva il codice genetico della coscienza di quella persona e quindi si attaccava a lui in eternità. Solamente che il daimon non poteva stare più di un metro di distanza della sua coscienza che aveva scelto. Se era più di un metro, il daimon sentiva un dolore atroce, come sentiva un dolore atroce anche l'essere umano. No, non è un caso che nella pandemia ci hanno detto state lontani un metro. Quindi lì è un portale che si apre. E da qui ho iniziato, quindi vedendo questo film più volte, la cosa che dice, penso tutti quanti noi quando studiamo, perché vogliamo conoscere noi stessi, allora ho detto, vediamo l'animale che c'ho in casa. E quindi la prima ricerca che ho fatto è stato l'animale che c'avevo in casa. In quel periodo avevo una cagnolina piccola chiamata Saba, ci ha lasciato l'anno scorso, e quindi facendo lo studio di tutti i suoi disturbi di salute che ha avuto nei 15 anni che è stata con me, combaciava esattamente con il periodo, magari un po'
tempestoso, magari di rabbie, anziché far sì che io mi potesse avere, che ne so, l'acidità nello stomaco, il mio daimon prelevava il mio male e mi avvisava con un mese prima: guarda che se tu non smetti con i nervi, io per adesso ti ho prelevato una parte del male io, perché tu mi possa vedere, perché prima il daimon stava accanto a noi. Invece se tu non ti dai una svegliata, sappi che tra un mese tocca a te. Infatti io all'epoca non ero consapevole di questo fatto, magari Saba mia guariva, però toccava a me ad avere un periodo con le bruciature nello stomaco. Facendo a mente locale periodo per periodo, nel periodo in cui vide anche questo film, la cagnolina aveva la tosse cardiaca, si chiama così, i cani ogni tanto hanno questa tosse cardiaca. Andando nel consultare il libro delle 5 leggi biologiche di Hammer, che meno male ti dà uno spunto per partenza, anche giusto per avere un'idea, perché ti dà più classifiche nel caso in cui tu hai qualche sintomo, allora andavo a vedere che cosa significasse la tosse cardiaca al cane. Lì c'è scritto: hai necessità che attivi l'attenzione. Quindi in quel momento ho capito che Saba, la cagnolina, tossiva, ma ero io che avevo necessità di essere osservata, perché in quel periodo stavo da sola. Mi ero appena separata anch'io, quindi stavo da un anno e mezzo da sola, magari volevo attirare l'attenzione, la parte ormonale lavorava, quindi noi donne sappiamo più o meno come funziona. Quindi nel momento in cui ho compreso questo, andai dalla mia cagnolina e gli dissi: ti ringrazio Saba, ora ho capito. Nel momento in cui io ho pronunciato le parole, ecco perché poi ho sviluppato la tecnica, l'attivazione dell'anima, nel momento in cui io ho pronunciato a parole, a voce alta: ti ringrazio Saba, scusami di non averlo visto prima, non dopo qualche giorno, perché neanche ci fai caso quando succedono queste cose, la cagnolina non aveva più la tosse cardiaca. Quindi da lì è partito il mio studio, perché ho incominciato a fare non un esempio solo sulla mia cagnolina, ma su centinaia di casi che mi sono capitati nel percorso del mio studio, e non c'è stato uno che avesse detto il contrario. Il fatto che io costruivo anche uno studio sull'astrologia, ma più che altro io ho studiato l'astrologia, non quella che troviamo sui giornali, quella commerciale, ma un tipo di astrologia, quella occulta, diciamo, quella per i pochi, perché volevo studiare l'astrologia proprio perché volevo vedere quanto ci prendessero in giro. Solo per quello l'ho voluta studiare. Stranamente, nello studio dell'astrologia occulta, noi abbiamo 12 segni zodiacali, tutti gli animali meno che 3. Quindi l'ariete è un animale, il toro è un animale, i gemelli no, quindi lo mettiamo in disparte, è un segno doppio. Il cancro lo stesso, il leone lo stesso, il vergine no, è un segno doppio, quindi lo mettiamo in disparte. La bilancia lo stesso, è un segno doppio, quindi non rappresenta nessun animale. L'unico segno doppio resta il sagittario, che sono io, però il sagittario si salva perché è mezzo cavallo e resto uomo. Questi 3 segni, la mia domanda era: perché questi non sono rappresentati da un animale? Non hanno nessuna caratteristica di animale? Andando nella ricerca, prima con il mio vicinato, poi con gli amici che sapevo che erano bilancia, gemelli e vergine, li telefonavo a chi più o meno non vedevo più da un parecchio tempo: che c'è per caso un animale in casa? Iha! Mi facevano: il mio figlio mi ha portato 3 gatti, la mia figliola mi ha portato un cane, il mio marito mi ha regalato un cane. Si trovavano con un mare di animali per casa, proprio questi segni gemelli, vergine, bilancia e un po' anche i sagittari, però avevano tanti animali per casa. Una coincidenza, uno, un caso, 2, 3, 4, dopo diventavano un po' troppi. Allora mi sono fatta la domanda: come mai questi segni che non sono rappresentanti da un animale, ci hanno così tanti animali attorno? Perché loro l'avranno persa l'anima in qualche modo.
e quindi l'anima si era frantumata in più parti a seconda delle problematiche che avevano. Quindi un animale c'aveva la coda storta, un altro gatto non vedeva bene con un occhio, il cane c'aveva la gastrite, quindi tutti gli animali dicevano un po' una voce all'unison per tutti i membri della famiglia, però quegli animali erano comunque connessi più a colui che li dava da mangiare, quindi appartenevano alla mamma del branco, diciamo, che erano destinati a lei. Parlando con le persone che ci avevano, con una bilancia per caso, che ci avevano tutti questi animali per casa, io gli chiedevo: ma che problemi c'hai? Studiando psicologia sapevo come fare le domande con la tenda in modo che non si rendessero conto. E loro si mettevano a lamentarsi, a lagnarsi: mi fa male il ginocchio, mi fa male, che ne so, qua dietro, ho una gastrite, che combaciava perfettamente con i disturbi degli animali. E qui fui proprio illuminata che in realtà, motivo per cui poi sono andata a studiare l'epigenetica, perché è una cosa che si collega, vogliamo o non vogliamo, tutte le strade portano a Roma, motivo per cui ho messo in piedi l'attivazione dell'anima, l'epigenetica e l'attivazione delle chiavi genetiche, in modo da comprendere che l'epigenetica, che non vuol dire altro l'ambiente che ci circonda, compresi gli animali, l'uomo, se non si conosce per bene, ha dei conflitti, perché non si adatta ad una società che l'ha trovata così, impostata chissà da chi. Tanto a noi non ci interessa chi è che ha impostato questo tipo di società. Fatto sta che noi piombiamo qui, in questa società, nasciamo qui, c'è qualcuno sopra, chiama la mass media, chiama la scuola, chiamala come vogliamo. Fatto sta che noi piombiamo qua in questa società già preimpostata. L'epigenetica, anche se noi andiamo a vedere la definizione dell'epigenetica anche su tre cani, per dire, ti dice: l'individuo nasce in questa società già preimpostata, se si adatta alla società bene, se non si adatta vuol dire che vivrà una vita piena di conflitti. Siccome io già di mio ero una disadattata proprio per regola, e accade, penso, un po' a tutti quanti noi, anche questi che stiamo nella Zoom, perché se siamo arrivati a questo livello di crescita, diciamo, lasciamo perdere la parola evoluzione, è una crescita personale, vuol dire che noi abbiamo compreso tante cose, soprattutto su di noi. Quindi dico: ma se io sono una disadattata della società, come faccio ad adattarmi a questa società, visto, considerato che mi obbliga in qualche modo ad adattarmi? E lì ho capito che anche l'epigenetica usa i poli inversi. Quindi dà la colpa a noi che non riusciamo ad adattarci. In realtà è tutto diverso, perché se noi facessimo una scuola che studia l'essere umano nel vero senso della parola, invece noi studiamo geografia, studiamo storia tutta falsa, studiamo una letteratura che non ce ne frega più di tanto, studiamo cose che non riguarda noi. Quindi come facciamo noi a capire, a comprendere chi siamo? Non lo facciamo. Quindi vuol dire che l'epigenetica vuol dire che se io sto bene con me stessa, sto bene ovunque. Quindi il riflesso di quel della mia armonia me la porto agli fuori di me, e quindi mi preparo, mi rifletto una micro società, quindi il mondo che mi circonda a me, quello che interessa a me, attirandomi persone secondo la mia armonia. Invece l'epigenetica, secondo la loro definizione, ha detto: no, tu sei piombato qui, purtroppo, adattati, vieni un po' tu, e quindi lascia la responsabilità a noi, proprio alla balia dei quattro venti, dandogli una scuola che non c'entra niente con noi, assolutamente. Tornando al film, alla bussola d'oro, il perché, ammettiamo per assurdo che questo mondo veramente esistito, in cui l'essere umano aveva l'anima all'infuori di sé, come mai si è incorporata dentro e queste persone hanno preso il volto dell'animale che si rappresenta? E qui interviene un altro punto molto forte. Nel film questo daimon era sempre cacciato,
dall'uomo nero, dall'orso, da una persona cattiva, dalla strega che si voleva fare la pellicetta. Quindi questo Daimon era sempre cacciato, continuamente. Quindi vuol dire che l'anima a un certo punto, impaurita, si incorpora dentro, chiedendo aiuto a chi? Alla mamma e al papà. Il papà abbiamo la parte spirituale, la mamma è la nostra coscienza. Quindi questo cucciolo Daimon si è incorporato dentro chiedendoci aiuto. Per ricordarci, perché noi ci siamo scordati della nostra memoria ancestrale, per ricordarci che l'anima sta incorporata dentro di noi, avendo anche un volto uguale all'animale che una volta stava all'infuori di noi, lei ci ha dato queste nostre sembianze nuove che noi assomigliamo agli animali. Le persone che non hanno un volto che assomigliano agli animali, di solito diciamo i nordici, di nostro già non capiamo la loro storia, da dove vengono. Hanno una storia molto particolare i nordici, però non è che stiamo indagando la storia. Però fatto sta che esistono popoli che non hanno sembianze di animali, molto probabilmente perché sono una seconda creazione più o meno, in cui il Daimon l'hanno già perché portato via. Ma le vere persone che sono anima, noi li possiamo riconoscere se non hanno sembianze di animale, si comportano come le gattine, nei gesti. E qui interviene il famoso PNL, quindi tu puoi riconoscere chi c'hai davanti secondo il suo linguaggio corporeo, perché ci sono quelle donne che quando entrano in qualche ufficio, in qualche istituzione o anche, che ne so, a casa tua, tutte ciao, hanno questo comportamento languroso di gatta, felina, e lì comprendi subito che tipo di persona è, perché il Daimon da dentro di sé glielo fa, a parte che te lo fa capire. Quindi da qui sono partita con l'attivazione dell'anima, l'ho chiamata proprio così come nome, proprio perché per conoscere noi stessi dobbiamo ricacciare il Daimon da dentro di noi, mettercelo davanti in maniera immaginativa, perché all'essere un'anima, l'essere umano che è anima, l'immaginazione ce n'ha immensa, tantissima. Quindi creandoci il nostro doppio, a cui gli diamo anche un nome volendo, di qualunque natura, ci creiamo il nostro Daimon, come eravamo una volta, con cui incominciamo a interagire. Quindi il nostro dialogo, che lo facciamo con il nostro Daimon, con la nostra anima, il fatto che noi pronunciamo le parole a voce alta, si crea la vibrazione nella cavità toracica, che la vibrazione non è altro che l'informazione che noi gliela diamo al nostro Daimon. Nel momento in cui noi diamo un desiderio, gli esprimiamo che vogliamo una cosa specifica, il Daimon, visto che ci ama in maniera incondizionata, uguale come l'animale, tu lo puoi anche menare, tanto ti ama lo stesso, il Daimon, quando tu gli esprimi io vorrei questo, voglio questo, non vorrei, senza condizionale, il Daimon dice ok. Siccome il Daimon è l'etere, il Daimon è l'energia, vuol dire che il Daimon non è altro che la biblioteca akashica del tutto. Vuol dire che quando noi gli chiediamo alla nostra anima di esaudire un desiderio, per l'anima è facilissimo andare, che ne so, nell'archivio, apre il cassettino, va lì, prende il fascicolo, l'informazione, crea tutte le possibili probabilità in modo che ti può portare a casa il desiderio esaudito. Eccolo. E questo lo si può fare in termini proprio... Io adesso vi parlo in termini da cartone animato, in modo che voi possiate capire esattamente il concetto, che nel momento in cui tu ti esprimi a voce alta all'anima, voglio per forza questa cosa, per l'anima non c'è nessun problema di portartelo, proprio nessuno, perché l'anima è l'etere, è il cucciolo della mamma coscienza e del papà parte spirituale. Torniamo agli animali, perché l'animale, se tu ce l'hai in casa, è un privilegio, perché puoi vedere il suo comportamento, il suo carattere. Come si comporta il nostro animale in casa? E non lo possiamo non dire,
un animale può essere cocciuto, pretenzioso, c'ha personalità, conquista tutta la casa, anzi te la invade. Tu magari sei un tipo molto pignolo, sul divano animali no. Dopo 3 mesi cosa succede? Occupa tutti i divani. Però ci sono anche quei animali che se tu gli dici nel divano no, non stanno. Quindi a secondo del carattere dell'animale che ti ha scelto, perché gli animali ci scelgono sempre, noi, non noi a loro, tu puoi scoprire delle cose, delle cosiddette difetti che tu hai dentro, perché sono realmente il tuo specchio. Quindi se il mio cane in questo momento l'ho visto che non mangia mai niente, vuol dire che io sono non solo schizzinoso, ma io ho problemi con l'alimentazione, quindi devo stare attenta. Facendo una ricerca scopro che il mio cane è allergico. Adi, riattiva il tuo audio. Intanto io faccio entrare le persone, però tu attiva... Pronto, pronto, prova di microfono. Eccola qua, perfetto. Quindi stavi parlando degli animali e delle possibili intolleranze. Cavolo, mi stai facendo pensare un sacco di cose intanto. A ripensare anche... sì. Le mie altre 2 cagne, sì. Ok. Secondo le allergie che c'ha il mio cane, io continuo a mangiarle. Ripeti. Quindi, le allergie che c'ha il mio cane in questo momento, per vari alimenti che lui mangiava nelle crocchette, io li sto mangiando. Quindi mi avvisa, ma da un pezzo mi avvisa, che devo stare attenta ad alcuni alimenti. Pensandoci adesso, andando a fare la ricerca su alcuni alimenti che io mangio, infatti mi crea i sintomi che c'ho già. Perché ti crea l'infiammazione nelle ossa, ti fa male il ginocchio, ti fa male la spalla, ti fa male un dente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'animale a 360 gradi, oltre che posso capire e comprendere me stessa, posso capire e comprendere il mio carattere, loro ci anticipano quando noi stiamo in procinto di avere un male. Loro ci avvisano per istinto quando siamo in pericolo. Ci avvisa dei terremoti, lasciamo perdere. Ci avvisa di un sacco di cose. Quindi l'animale, in sostanza, in realtà, non è altro che il nostro, di una volta, daimon, che non sappiamo e non andiamo a indagare il perché si è incorporato dentro di noi, probabilmente perché veniva cacciato continuamente. In questo anno, dopo il reset, possiamo dire anche così, è esistito un reset, con il nuovo mondo, con la seconda, con la nuova tappa di questa umanità, siccome il daimon non ci ha abbandonato mai, perché dal primo momento primordiale l'anima sceglie la coscienza, quindi la madre, in eternità. Quindi dopo il reset probabilmente loro si manifestano tramite i terzi. Quindi quando noi abbiamo un problema veramente grosso, l'animale in qualche modo, anche se abita in America, farà in modo che tramite i terzi emetta un segnale acustico per far sì che a casa mia arrivi un animale. Non c'è battito di ciglio su questo. Anche perché tu lo trovi in maniera insolita. Sì. Tante persone dicono, ma sono andata io allo zoo a comprare l'animale in quel momento. Sì. Tu guardati in quel periodo quando hai deciso di andare allo zoo a comprare l'animale, allo zoo, al negozio, diciamo. Fai a mente locale quel periodo, come ti trovavi? Stavo facendo cagnara con mio marito, ma tanto uno stupido, mi sentivo sola, poi mi ha dato l'idea mio figlio, l'ho fatto sta che siamo andati a comprare un animale. Quindi l'animale ti ha scelto. Noi per egoismo, per ego, vogliamo dire che noi scegliamo l'animale, in realtà non è così. La domanda a chi non ha animali, interagiscono con noi a tutti gli effetti. Chi non ha animale può essere morso da un cane. Chi è che non è stato morso da un cane da quando siamo piccoli? Andando a vedere il perché ti morde un cane, dai miei studi, ne sono uscite fuori due probabilità. O non hai mantenuto una promessa,
anche da piccolo possiamo non mantenere promesse? Oppure quel cane ti vuole dire salva uno dei miei che c'è da comunicarti qualcosa. Se noi avessimo la scuola giusta per conoscere noi stessi, noi queste cose le possiamo sapere sin da piccoli. Però vedendo l'epigenetica, il mondo in cui viviamo, che noi siamo sempre attenzionati, con l'attenzione sempre rivolta altrove, tra la TV, tra la pandemia, tra le fatture che arrivano, che ne sono ingrandite, tra la guerra, tra il riscaldamento globale, noi non abbiamo mai tempo di guardarci dentro e nel mondo che ci circonda. Siamo sempre distratti. Infatti io chiamo l'Arlecchino, la donna in rosso del Matrix. C'è sempre un qualcosa che ci sfugge davanti, vestito in maniera arlecchina, pur di distrarci. Quindi non abbiamo mai tempo di guardare il mondo attorno a noi, quello micro. Quindi io non dico della mia società micro, la casa, se ti capita. Quindi chi non ha animali, a chi è che non cammina di notte con una macchina e gli esce un gatto davanti, un capriolo, un cinghiale, una lepre, un serpente? Ogni tipo di animale che ti sono venuti davanti hanno qualcosa da dirti. E solo se tu ti soffermi anche per 3 secondi, perché lepre non serpente? La lepre vuol dire, la lepre non è furba, però è molto rapida. Quindi tante volte ti attenziona, sbrigati, che perdi tempo dove stai. Se invece incontri un cinghiale, il cinghiale con 2 cucciolette, il cinghiale è forza, quindi tu in quel momento sei molto debole. E quindi dice, mi vedi quanto sono grosso? Sì, diventa come me. Chiedono le volpi, gli istrici. Oddio, l'istrice è furbo da matti. E la quindi volpe se tu anche. Sei furbo da matti, l'istrice è furbo. Come animale è abbastanza furbetto e abbastanza anche pulito, poi tra l'altro, molto pulito l'istrice, come prima di partorire pulisce tutta la pozzanghera, tutto il lago o dove sta. Quindi vuol dire che tu sei la schiava di una casa. E la volpe? Allora, la volpe in generale è la volpe, che è furba, quindi, ma la volpe ti avvisa, stai attenta a non prendere troppo in giro altre persone. Perché ti ci trovi male dopo, perché ogni intento che noi mandiamo ti torna indietro. Quindi ogni animale, solo se ci soffermiamo per 5 minuti, così per osservarci, a noi ci si apre un portale davanti. Quindi l'animale è il daimon di una volta, che non ci ha mai, mai abbandonati. Perché penso che tra l'animale e l'essere umano, visto che è di natura, noi siamo mammiferi, quindi vuol dire che esisteva un mondo dei mammiferi a livelli molto alti di un'armonia straordinaria. Quindi, anche se noi vediamo che gli animali ci insegnano per epigenetica anche che un pitone può stare insieme a una paperetta senza farci del male. Quindi ci insegna che tipo di mondo armonioso eravamo noi una volta. Perché ci sono case, anche famiglie in America tengono, che ne so, un orso con una capra, un gatto con un topo, sai, queste combinazioni di coppie di animali che dici, caspita, come cavolo fanno? Eppure stanno insieme. Ieri sera un cucciolo di lisi si è perso in mezzo alla strada. Ma magari ti sei persa tu, hai perso la tua identità, magari hai l'attenzione distratta, magari ti sei focalizzata, c'è l'obiettivo focalizzato altrove, o troppo all'infuori di te. Quindi se l'hai trovato smarrito per strada, cerca di trovare te stessa. Esatto, Loro ragazzi. Adesso se volete alzare la mano e potete anche se l'Adelaide vuole nel frattempo rispondere a qualche domanda, volentieri. alzate pure le mani, lo fate attraverso l'icona reazioni che sul computer sta in basso, mentre sul cellulare sta nei 3 puntini che ci sono in alto a destra. E quindi chi vuole
può chiedere all'Adelaide. Qui ho la Jessica. Jessica, attiva pure il tuo audio. Ciao, ciao Sara. Ciao Ciao Jessie, come stai? Adelaide, piacere. Innanzitutto, allora, da gemelli ti confermo che quando eravamo piccoli, perché io e mio fratello siamo gemelli tutti e due, eravamo pieni, pieni di animali in casa. Ma una roba assurda. Vedi? Di tutti i tipi, dal pesce rosso, la tartaruga, cani, gatti, di tutto. Perché Petti rossi no, uccellini. Di tutto. E, no, la mia grazie, grazie. domanda è perché allora, dove io adesso abito con il mio ragazzo a Milano. I miei sono di La Spezia, quindi abitavo prima lì. E abbiamo questo gatto, una gatta, ha 8 anni, e ultimamente è diventata problematica che non riesce più a stare in casa lì dai miei. Allora io cosa ho fatto? Un giorno mi sono proprio fissata, sono partita, sono andata a prendere e l'ho portata qui. Io ho stravolto un po' la vita perché lì abita, cioè i miei abitano in campagna, lei era sempre fuori, qui siamo in un appartamento. E subito è andata bene, poi ti parlo di ottobre, poi adesso ultimamente gli era venuta una tosse strana. Io non l'ho mai portata dal veterinario perché è un po' difficile. Tende molto a essere un po' aggressiva, ecco. E non volevo che me la addormentassero o facessero delle cose un po' con i guanti, un po' no, guarisce da sola. Comunque guarisci da sola se tu vedi in te stessa le tue problematiche, perché probabilmente tu stai vivendo una situazione di soffocamento in vari strati della tua vita, o in casa, o con i tuoi, o nella tua vita sociale. Tu hai una situazione di soffocamento che non ti va più giù. Quindi tante volte c'hai il In momento di alcuni casi smarrimento sì. che ti vorrebbe voglia proprio di scappare via da qualche parte, però magari sono momenti. Sì. Quello sì. E adesso gli è passata un po'. L'aggressività viene proprio dal fatto che tu stessa non riesci a trovare il bando della matassa come soluzione alle tue problematiche. Ci sta, sì. È decisamente una buona analisi. Sì. Comunque, Jessie, poi l'Adelaide. In privato potete parlare meglio, cioè qui ovviamente siamo tutti in pubblico e quindi non si va troppo in profondità, però cioè, poi dopo l'Adelaide ci dà il suo contatto e chi vuole lei insomma Esiste. va molto più in profondità, insomma. Guarda chi c'è lì, Dick, cioè dovete sapere che la mia cagna Betta è la cosa più dominante che esista sulla faccia della Terra e non va d'accordo con nessuno. Invece con Dick si ho dovuto fare i filmati perché non accadrà mai più, si sono amati, vabbè, ha cercato di dominarlo tutto il tempo, però hanno giocato tantissimo, ciao amore, e la faccia di Dick quando lei tentava di saltare addosso stava proprio così, cioè adesso cosa mi fa questo? Che ridere, guardalo amore mio, che bello. Perché i cani vanno rispettati, quando rispetti il proprio animale, ma anche gli animali in genere, vuol dire che rispetti l'anima che sta dentro di te. Se tu rispetti l'animale, l'animale ti comprende. A parte l'animale, ho fatto uno studio riguardo alla lingua con cui noi parliamo, ci rivolgiamo all'animale. Visto che io sono rumena italiana, io mi rivolgevo metà rumeno, metà italiano. Però ci ho fatto caso che lui capiva uguale. Allora ho capito che all'animale, uguale anche all'anima, non gliene frega
un accidente se tu parli arabo o rumeno o italiano o latino o aramaico o una lingua morta, perché lui comprende, perché probabilmente sono molto più sviluppati di noi, questo ho visto sull'attivazione delle chiavi genetiche, che il cane per dire già 78 chiavi genetiche, invece l'essere umano 64. Se questa differenza di 15, di 15 aminoacidi che hanno in più vuol dire che il cane è già sopra dove sta l'etere, per cui lui percepisce la vibrazione che noi emaniamo, cioè l'informazione, allora, secondo l'intensità con cui tu parli, ma lui capisce a livello di morsi, facciamo così, tanto per immaginarci. Lui cattura da noi l'informazione a livello di morse. Quindi a lui non gliene frega niente se tu parli in quattro lingue, tanto li comprende. E tu puoi parlare con lui di qualunque cosa. Ho fatto l'esperimento con il mio cane, quando vuole uscire fuori o magari c'ho da fare, gli dico a Dick, se tu mi aspetti mezz'ora, promesso che dopo mezz'ora noi usciamo. Lui va nella sua camera, dopo mezz'ora preciso lui sta qui. Quindi questo mi fa capire che loro sono realmente esseri umani molto più di noi poi. Esseri viventi, facciamoli così. Esseri viventi, noi siamo umani, loro sono nel regno animale. Esatto. Potrei fare un esempio che magari è un po' poco elegante, ma io ho scoperto anni fa, siccome con la mia cagna ho sempre parlato tanto, che lei a un certo punto, quando io le davo il comando di fare la cacca, lei fa la cacca, e sono sempre rimasti tutti sconvolti da questa cosa. Ho detto, sarà impossibile, come fai a comandare al cane di fare la cacca? Non lo so, io le ho sempre detto fai la cacca e lei fa la cacca a comando. Questo che cosa significa? Che il cane comprende, è telepatico, sa che cosa stai dicendo. Sì, anch'io sì. Poi le altre due cagnoline che avevo, che sono rimaste con il mio ex marito, erano rumene, venivano dalla Romania, però capivano perfettamente. E un giorno mi hanno fatto una cosa che mi ha fatto capire la loro telepatia in maniera veramente assurda. Eravamo nel vecchio ristorante e quindi le tenevamo, le due cagne stavano nello spogliatoio e l'altra stava nello spogliatoio di fianco. Quando siamo tornati, tutte e tre, nelle due stanze adiacenti, avevano smontato gli stipiti della porta. Cioè si erano messe d'accordo che, e niente, smontato gli stipiti per scappare via. E come gli è venuto in mente che tutte e tre hanno fatto la stessa cosa, cani che non hanno mai smontato degli stipiti, e hanno fatto la stessa cosa, quindi lì ho capito proprio che stavano in connessione, mentre una stava in una stanza e le altre due nell'altra, pur non andando neanche d'accordo, per quello le tenevo separate, perché lei è cattiva, povera Betta, cattiva. Perché molto... Poi mi devi spiegare anche perché il mio cane è così cattivo, denai, porca miseria. Però molto probabilmente, Sara, questa differenza di aminoacidi che loro hanno nel DNA, dai 64 nostri ai 78, poi magari altri animali ce ne avranno anche di più, io non è che li ho studiati tutti, tipo il coccodrillo, il delfino sicuramente ce ne ha da più di 100, sicuramente. Quindi probabilmente anche noi eravamo alla loro altezza, se non di più. Solo che conosciamo, ho letto anche il libro di un dottore, che il titolo del libro si chiamava Chi mi ha rubato i miei cromosomi. Uh-huh. Perché tu quando vai a studiare il DNA umano, lo si vede che mancano. Uh-uh. Perché rimane il DNA fantasma, quindi loro vedono proprio i posti liberi. E quindi vuol dire che noi siamo stati manipolati proprio a livello di DNA. Sì. Ecco perché la nostra anima ci viene in aiuto proprio a 360 gradi, da carattere, alimentazione, e quando noi stiamo in procinto di una malattia. Esatto. E per amore incondizionato ce lo prelevano loro, per un mese, due mesi, tre mesi. Proprio così. Jessy, vuoi chiedere qualcos'altro? O sei a posto e facciamo andare avanti con le domande? Vai, sì, con le domande. Jessica, tu sei soddisfatta? Aspetta che le chiedo di riattivare l'audio. Ok, sì, sono soddisfatta, grazie mille. Ok, sì, poi dopo, se volete, dopo alla fine metto i contatti della Adelaide sotto il video. Sì. Va bene. Bacio, andiamo,
Andiamo alla prossima. Adelaide, vuoi dire qualcos'altro che stavi parlando? No. Guardavo, dicevo soltanto del fatto che l'animale che ci abbiamo in casa, ma non solo, ci fanno vedere a 360 gradi tutto quello che ci spetta. Praticamente ci fa vedere a noi il futuro. Esatto. Oltre che l'essere umano è una macchina del tempo, realmente, noi siamo un corpo perfetto, una macchina del tempo, però visto che siamo diventati stupidi, ma veramente, perché non, è adesso che incominciamo a conoscerci di nuovo dentro, intanto è venuto l'animale da anni intorno a noi che ci ha insegnato come conoscerci, come quando siamo in procinto di una malattia, loro ci vengono in aiuto, tante volte prelevano e si sacrificano. Muoiono loro al posto nostro. Mamma mia. E comunque sì, quindi se qualsiasi di voi qui presente ha domande da fare specifiche da Adelaide sui suoi animali, eccetera, eccetera, può alzare la mano, ve lo ricordo, con l'icona reazioni. E vado avanti con Alessandra. Puoi attivare l'audio. Fatto, mi sentite? Sì, eccola lì. Ciao. Sara, intanto ne approfitto per salutarti, per ringraziarti, perché con i tuoi video veramente fatto un lavorone. Grazie. Ecco, grazie, sono felice di vederti dal vivo e di dirtelo, ti abbraccio col cuore. E poi niente, Adelaide, ciao, grazie per la tua presenza e per queste cose che ci stai dicendo. Io qui in braccio il mio gattone Marley, eccolo qua. E Marley ha una storia molto particolare, nel senso che l'ho preso dal gattile l'anno scorso, ho telefonato chiedendo appunto un gatto da regalare a mio figlio da adottare. Mi hanno detto che avevano due gatti, una era già promessa, l'altro era praticamente più morto che vivo, e io ho detto è mio. Non sapevo né com'era, né se era maschio o femmina, non sapevo niente. Ho detto è mio e vive. Per cui il gatto ha vissuto ed è arrivato da noi in famiglia, per cui siamo io, mio figlio e mio marito. Io sono della Vergine. Mio marito e mio figlio Sagittario e Pesci. Io sono della Vergine. Ma arriva questo gatto, dopo 20 giorni che l'avevamo, mi comincia a perdere la pipì e la cacca e perde l'uso delle zampette dietro. Mi dicono che è una contusione, in realtà così non è, è stata una FIP non diagnosticata. Diagnosticata però ad aprile, il gatto era più morto che vivo, abbiamo fatto una cura costosissima perché il farmaco non è legale in Italia, abbiamo speso un sacco di soldi e da lì abbiamo imparato che i soldi veramente sono relativi. Tutta la famiglia ruota intorno a lui, attualmente Marley è rimasto offeso alle zampette dietro, nel senso che non sta in piedi più di tanto, cammina a fatica. Lo spremo per fare la pipì, per cui dipende da me e da mio figlio, ma più da me, e la cacca la perde, la fa una volta al giorno, vabbè, anzi io sono felice quando la fa, perché vuol dire che sta bene, va tutto bene. Gli esami adesso vanno bene, dalla FIP sembra sconfitta, però è rimasto offeso, e viviamo così, insomma. Lui però è il corpo di casa. Il suo messaggio è uno solo di questo gatto, che è un messaggio per tutti quanti voi. Probabilmente voi avete avuto un periodo in cui eravate più distanti che vicini come famiglia, e quindi il fatto che lui è entrato nella vostra vita vi obbliga, tra le virgolette, a rientrarci nel vostro rapporto di coppia. Noi siamo sempre stati una famiglia molto unita, però mio marito è andato in pensione praticamente nell'ultimo anno ed ha cominciato a stare in casa. Prima ero sempre da sola in casa, perché mio figlio era al lavoro, mio marito era al lavoro, io ero da sola. Nell'ultimo anno siamo tutti in casa. Non è facile riabituarsi a stare in casa 24 su 24 insieme. Ci siamo sempre voluti un gran bene. Perché è la psicologia, la solitudine in due. Sai, nonostante si vive in coppia, però ci si sente soli. Invece arriva lui e vi riempie la vita con le sue attenzioni.
Quindi per voi è come se avesse trovato uno scopo della vita e prendervi cura di questo gatto. In qualche modo vi unisce pure, perché ha trovato per tutte e due una cosa in comune. E magari vi ha avvicinato di più, anche a livello emotivo. Beh sì, sicuramente. Mio marito stravede, per non avrei mai pensato che... Magari il tuo marito si è ammorbidito pure come carattere, magari era un po' più uno così, che ne so, uno rapido, invece adesso si è ammorbidito grazie a questo gatto. Sì, lui è particolare, però col gatto è tenerissimo proprio. Grazie al gatto che è arrivato, certo, è arrivato in famiglia vostra. Comunque le gambe dietro vuol dire quando noi stiamo troppo in una pozzanghera, tra le virgolette, troppo stani in un posto, le gambe ci avvisano sempre. Immaginavo. Lo so. Quindi, per aiutare il gatto, Adelaide, quindi, che cosa si può fare? Andargli a dire... Quando è per aiutare il gatto, devi, a livello quantico, io lo chiamo così, quindi a livello quantico tu gli devi proprio parlare, che tu hai compreso quali sono le tue problematiche, ma prima devi farti un'analisi sua personale. Ho capito, io ho già capito, perché mentre parlavi prima ho collegato un po' i puntini, ho già capito quello che gli devo dire. Sì. Devo parlargli a quattro occhi al mio gatto. Bravo, quattro occhi, mi hai capito al volo. Lo prendo su e gliele dico io le cose. Ma... Quindi il gatto magari non diventa perfetto, in perfetta salute, ma può migliorare. Sì, non credo recupererà mai del tutto. Non recuperare magari, quando è troppo disastrato, diciamo sì, però può migliorare. Magari migliorare con la parte di pupù, esatto. Ho capito perfettamente, davvero, mentre parlavi prima già un po' le nebbie si stavano diradando, i puntini si stavano collegando, per cui adesso so anche cosa gli devo dire. Però a quattro ore. Purino. grazie Adelaide. Sara, ti abbraccio fortissimo, veramente. Anch'io tanto, e comunque credici, perché io ti dico, per il mio cane... è stato un miracolo, cioè un miracolo. Il cane era ormai incontinente a livelli che veramente non riusciva proprio a trattenerla, bagnava la copertina, doveva stare con il pannolone, quando ovviamente mi svegliava era un lago di pipì, ma lei non riusciva a stare proprio sdraiata senza farsela addosso. E come Adelaide mi ha detto questa cosa, vabbè, devo anche dire, ho fatto la PRP, la tecnica della dottoressa Cordeddu, però il cane non ha più fatto un minimo di bagnato, per cui, e poi quando gliel'ho detto, mi ha guardato, ma, no, ma abbiamo fatto la prova anche con un altro cane che abbiamo qua in casa, che è infatti è diabetico come il suo proprietario, e ha problemi alla zampa dietro come il suo proprietario, che è stato due volte operato alla schiena. Quando gli abbiamo detto, ma io ho capito che ti sei preso i suoi mali, questo cane, che è un cane di 15 anni, è inespressivo, perché è proprio un cane di quelli inespressivi, che è un'acquacheta, in realtà fa dei grandi disastri, però se lo vedi è proprio tutto muto, buono, come il suo proprietario proprio. Si è girato, mi ha guardato e mi ha iniziato a leccare, una cosa che quel cane non fa mai, per cui l'ha proprio capito, è una cosa che si sente. Ma sai cosa dicono gli animali? Il cane adesso cammina, ha saltato un muretto addirittura, ha saltato un muretto, quel cane lì che è zoppo, non riesce neanche a camminare a momenti, adesso tutti non lo riconoscono più, dicono forse sarà l'aria di mare, ma io penso che sia il fatto che abbiamo capito che si è preso tutti i problemi di lui. Perché Sara, nel momento in cui noi andiamo dall'animale a comunicarci, guarda che noi abbiamo capito, ti ringrazio, scusami, perdonami, sì. il cane a livello quantico dentro di sé fa guarda che mi viene da piangere a ricordarmi la faccia che hanno fatto i cani quando... finalmente ha capito, sì, è vero. Io in qualche modo devo trovare il modo di dirvi se Marley che progressi fa adesso che gli parlo. Ma certo, nelle chat che abbiamo, soprattutto Artiglieria Pensante, che è quella che ci stiamo un po' di più,
a parlare di queste cose nostre, tu ci continui ad aggiornare. E comunque c'è il contatto dell'Adelaide che comunque... A livello... Ce lo metti dopo. Certo che ve lo metto, che così... Comunque se avete anche bisogno, così vi potete sentire e poi la tenete aggiornata, lei aggiorna me e siamo tutti contenti. Benissimo. Cosa accade quando noi comunichiamo con il nostro animale dicendogli finalmente ho capito, perdonami? A livello quantico ogni intento che noi esprimiamo è come una confessione che noi facciamo a noi stessi, poi alla fine, dal punto di vista quantico, noi con la voce muoviamo lettere, formiamo delle onde scalari che non ci sente solo il nostro animale, ma l'intero universo. Quindi nel momento in cui io mi confesso vuol dire che ho compreso il mio problema, quindi non solo che guarisco l'animale, guarisco me, ma mi arrivano anche aiuti. Perché le onde scalari ti tornano indietro, dipende dall'intento. Quindi quando noi riconosciamo il nostro errore, è una confessione verso noi stessi. E abbiamo risolto un conflitto. Brava. E anche i nostri piccolini, quindi... guariscono, cioè per me è stato un vero miracolo, io ormai ero convinta che... Ok, allora la riunione gratuita terminerà tra 10 minuti, tra 10 minuti quando vedete che cade la Zoom di nuovo ci riconnettiamo perché andiamo avanti ancora, dobbiamo ancora perché parlare. Perché il campo è vasto. Sì, ok, Alessandra, okay. Allora ti do un bacio, tu sei soddisfatta? Possiamo fare... Assolutamente, sì, grazie Sara. Va tutto bene, arrivi in fondo alla grande. Ah, dai, non mi dire queste cose, non ci stavo pensando. Arrivi in dai. Fondo alla grande, punto. Ah, vi voglio bene. Ciao Ale. Ciao Ciccia. Alessio, tocca a te. Alessio, ci sei? Beh, devi attivare l'audio, ma non ti sentiamo. Eppure mi dà che ce l'hai attivato. Prova a parlare. No, mi sa che hai disattivato il microfono su in alto a sinistra. Ah, io lo vedo attivo. Ah no, è vero. Eccolo là. Ale, parla? No. Non ti lui deve... Lui deve attivare il microfono. Lo dà attivo. Che tra l'altro di solito funziona sempre, ad Alessio di solito parla sempre, com'è qua. Ale, scrivi in chat se non riesci a parlare, che ti leggiamo. Intanto, vabbè, riprovi dopo, ti vuoi riconnettere? Dai, riconnettiti. Va bene Ale? Ti riconnetti che magari c'è un problema di audio. Tanto andiamo avanti con la nostra fiamma. E aspettiamo Alessio. Fiamma. Fiamma. Attiva l'audio. Eccomi. Sì, sì, ciao. Sì. Certo. Ciao, ciao Ade, ciao Sara. Ciao, ciao, fiamma, carissima. Allora, aspetta che mi tolgo via una roba dallo schermo. Eccoci qua. Ade, due cose velocissime. Una, quando dicevi i tre segni zodiacali senza animali, ma ce n'è anche un quarto, c'è anche l'acquario. Solo che l'acquario è... sì, con la brocca. È doppio anche brava. Quello, quindi magari vedi se ci sono altri. Chiedo scusa agli acquari per l'emozione, ho messo. Ma figurati. No, e poi ecco l'altra cosa velocissima: hai detto che tu consulti un libro delle 5 leggi biologiche del dottor Hammer. Quale libro utilizzi? Perché ce ne sono tanti, ancora uno non l'ho trovato dove puoi proprio andare a vedere per sintomo per cosa. Ade, ci sei? Sì, sì, no, è andata a prendere il libro. Okay. No, l'ho trovato in edizione in rumeno. Ah.
penso sia del 2015. Ah. Ma chi l'ha scritto? L'ha scritto Jacques Martel. Ah, quindi è proprio rumeno come originale, sì. O è francese? No, no, Jacques Martel sarà francese, però è edizione in rumeno. Okay. Scrivi magari in chat come si perfetto. Chiama. Fiamma, a me serve solo per trovare uno spunto, un punto di partenza. No, no, certo, certo. Dopo basta che mi dici anche una cavolata, ma io da lì mi dà quel flash e so come partire. Sì, 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 ma sai, io sono anni e anni che bazzico con le cinque leggi biologiche, però un libro dove appunto mettesse i sintomi e i problemi proprio per andarli a consultare così, non l'avevo ancora trovato. Tutto lì, mi incuriosiva quello. Ecco. Sì, sì, sì. Grazie. Ci saranno anche delle altre versioni, non in rumeno, di questo Jacques Martin, perché anch'io ho avuto lo stesso problema, infatti ho diversi libri su Hammer, perché in alcuni si parla di alcuni sintomi, in altri si parla di altri, servirebbe sì una specie di vocabolario, di prontuario di tutti i sintomi, quindi poi lo cerchiamo. Allora, intanto abbiamo l'Alessio che è tornato. Fiamma, tu hai finito? Sì, ho finito. In effetti, Giorgio Beltrammi, lui ha un sito, lui è bravissimo con le cinque leggi biologiche e ha proprio una specie di enciclopedia. Giusto, dove... è vero. Quindi, esatto. Uno può anche usare quello, è vero. Ok, dai, un abbraccio e ciao. Alla prossima. Sei un amore, Fiamma. Ciao, Tata. Un bacio. Allora, disattiva la fiamma. Riproviamo con l'Alessio. Riattiva l'audio. Eccomi, mi sentite? Ovviamente, apposta, abbiamo partorito. Sì. Un saluto a tutti, saluto anche Adelaide. Comunque io sono bilancia e ho sempre attirato gatti. Cioè nel senso gli animali, i gatti sono sempre venuti da me. Prima ci ho avuto un cane da piccolo, un pastoresco, poi tante papere. Vivendo in campagna adesso ho sempre attirato gatti, adesso ho 4 gatti che oltretutto da quando Adelaide inizia a parlare stanno qua sotto la finestra e mi hanno ascoltato, stanno sotto la finestra e sotto c'è il tubo del gas quindi si scaldano pure. E, io vabbè, in realtà sono due curiosità le mie. Prima cosa, io sono molto elettrico di carattere e quindi io ho notato, secondo me a livello elettromagnetico, loro hanno un po' plasmato le loro abitudini con le mie, cioè nel senso io quando mangio rapidamente loro mangiano rapidamente, subito dopo che ho mangiato gli do da mangiare mangiano rapidamente, quando invece tante volte mangio con calma loro mangiano con calma, ma non perché tante volte stanno fuori, io li tengo all'aria aperta perché io tengo a essere, li voglio vedere liberi, quindi giusto quando fa freddo li metto dentro casa. E quando li porto da mangiare, se ho mangiato troppo rapidamente, mangiano anche loro troppo rapidamente, anche se in realtà non c'è nessuna fretta, stanno sempre lì. Idem se mangio piano, mangiano anche loro piano. E poi c'hanno veramente i miei stessi ritmi. Cioè nel senso io sono un tipo un bambino di 3 anni, cioè mi alzo, che ne so, alle 4-5 di mattina, sono carico di energia, poi arrivo verso quest'ora che crollo proprio come i bambini. E loro crollano assieme a me, appena si svegliano sono elettrici. E infatti capita, è capitato qualche volta il sabato e domenica, faccio una corsetta e loro mi seguono fino a metà del viale, poi vabbè, si spengono. Quindi la domanda che io faccio a Adelaide, ma c'è una connessione anche elettromagnetica o comunque magnetica, non solo telepatica, che plasma anche il carattere da, diciamo, dal padrone all'animale e viceversa? E poi se per esempio, cioè, è risaputo che gli animali hanno, ecco, degli effetti curativi, però cioè nel senso anche dagli studi che ha fatto Adelaide esistono, che ne so, delle combinazioni di animali che hanno effetti più curativi su alcune patologie rispetto ad altri, per quanto riguarda noi umani intendo, cioè che ne so, che magari il gatto, la compagnia del gatto aiuta la ghiandola pineale, quella del cane che ne so aiuta il miglioramento del mal di gola, non lo so, cioè nel senso esistono combinazioni oppure per esempio l'effetto benefico è generico, l'importante è comunque amare un animale, ecco quello che intendo io. Grazie. In realtà Ale, tu hai iniziato la tua conversazione con noi
con una frase molto che a me mi ha fatto pensare: io sono elettrico. Ah, io sì, sono molto energico. Quindi vuol dire, se io ti potessi misurare l'elettricità che tu hai nel corpo, penso che si alza ad una cifra abbastanza alta, elevata. Sì, quando sì. Siamo elettrici, siamo schizzati e consumiamo il doppio di energia. Ah, quello sì, molto. Che non va bene. Quindi loro sono diventati la mimica tua, lo specchio tuo, uguale sì, a lui, sì, in modo sì. da farti capire, fermati, porca miseria, calma. Sì, sì, sì. Perché ti vogliono bene, però io sono elettrico, non va bene, ti devi interare. Ah, certo. Cioè, ti devi interare per far scolare giù questa parte elettrica che tu hai, che ti fa sentire schizzato. Siccome tu schizzato non lo sei, però no, sei no. Iperattivo. Però sì. Sei iperattivo. Sì, sì, sì. Quindi tu sì. Non stai un minuto fermo. Punto di domanda. La tua coscienza, quando si ferma? Il tuo corpo, quando lo fermi? Certo, teoricamente si ferma quando dormo, però secondo me non lo so, non so se nella fase REM. Quindi significa che tu hai un consumo immenso di energia e grazie a sì. loro, e grazie a loro perché sono quasi infiniti in energia i gatti, penso sì. che tu stia in equilibrio grazie a loro perché ti bypassano ah, la certo. loro energia. Sì, ma guarda, io se vuoi anche concludo, il loro comportamento, in base anche alla loro energia che compensano la mia mancanza di energia, è il fatto che loro sono anche molto territoriali, cioè tendenzialmente si comportano un po' come se fossero dei cani, solitamente i gatti qui anche, qua in zona. Ciao ragazzi, adesso riprendiamo da Alessio, poi cerchiamo la Adelaide di nuovo, eccola! Ade, riattivati, che se mi sfuggi, eccola qua. Vediamo se c'è Alessio. Allora, Ale, sei tu quell'Alessio verde? Sì, ecco. Sono io, eccomi. Oh. Eccoci. Ok, bene. Stavi dicendo che... Stavo dicendo dell'energia che Adelaide diceva che comunque loro, stando sempre qui vicino a me, mi ridavano l'energia che io perdo. Rimanendo dice, dice che loro prelevano la tua elettricità per calmarti, però tu ah, devi sì, fermare quello. Perché sennò sti gatti li folgori, sono già in quattro che cercano di tirarti via l'elettricità. Se no ne viene una mandria, di mucche di gatti. E poi non va bene per la loro salute, più che altro. Sì, ma infatti secondo me loro sono anche molto territoriali, cioè nel senso, a differenza un po', cioè si comportano un po' come se fossero, ecco, dei cani. Cioè, nel senso, io è vero che ho tanta terra, però loro non si allontanano mai troppo. Solitamente i gatti fanno dei bei giri, magari fanno dai vicini, Invece loro anche in amore stanno sempre qui e stanno sempre vicini a me. Quindi io capisco proprio adesso, collego quello che ha detto Adelaide, che mi donano energia per farmi scaricare energia a me, elettrica, ecco. Adesso ho capito, ho fatto la connessione, ho capito perché stanno sempre qui vicino a me, insomma, e tutti in gruppo. Non ti non è possono che... lasciare neanche un secondo, neanche io. No. Ma, guarda, ma infatti anche quando vado via con la macchina, prima che vado via, si fermano vicino al cancello. E tante volte li ho ritrovati proprio se mi aspettano anche vicino al cancello. Due per colonna, cioè due per ingresso del cancello. Quindi è tutto collegato. E poi saranno 11 anni che ho gatti, cioè praticamente ho solo quasi gatti. Quindi... Poi hanno preso un atteggiamento, Ale, hanno preso un atteggiamento da cane. Sì. Perché tu hai pronunciato una frase, loro sono anche territoriali, ma perché tu Sì. stesso sei molto possessivo del territorio che occupi. Ah, beh, forse sì, perché comunque io mi trovo bene in campagna, cioè nel senso è il mio habitat, quindi loro Il vedono tuo che io mi trovo. habitat, però c'è quel tipo di possessività, guai che mi tocca il mio spazio. Beh, Se non grazie. non ci ho mai riflettuto, però penso proprio di sì, cioè inconsciamente credo proprio di sì. E quindi penso di sì, io penso che proprio sia uno specchio riflesso, riflettono esattamente il mio comportamento. Comunque, se ti capita, visto che stai in campagna,
butta giù le scarpe e cammina un po' nell'erba, in modo che... Guarda, quello adesso che fa un po' meno freddo lo faccio volentieri, anche perché mi coltivo la terra e io infatti mentre mi coltivo loro si fanno la buchetta per fare i loro bisogni, quindi scaviamo insieme, scavo io e scavo loro, quindi non c'è problema noi. Magari fa meno freddo, arriva con gelo qua, quindi vabbè, io vi ringrazio, saluto Adelaide e saluto Sara che vedo la prossima settimana a Frascati, visto che abito a 20 minuti a Frascati, quindi portati anche i gatti. Mi porto i gatti? Se vogliono venire in macchina così. Calcola che è una bella passeggiata, se tengono la botta però mette quattro trasportini se vengono. Così porto il mio cane, se li mangia tutti. E... capito, così li famo scappare. Va bene, ciao. Grazie a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao Adelaide. Dove sei te adesso? Aspetta, disattivato. Ok, ragazzi, ovviamente le mani che erano alzate prima le dovete rialzare perché con la caduta della connection non ci sono più le mani alzate, quindi vi ricordo come si fa, che c'è l'icona reazione in basso nella banda nera sul computer, mentre i tre puntini in alto a destra se avete il cellulare. Adesso, Ade, volevi commentare qualcos'altro riguardo al caso di Alessio, che è talmente elettrico che non ci ha lasciato neanche il tempo di commentarlo tutto, però vuoi dire qualcos'altro su quello che hai notato nei suoi comportamenti dei cani, gatti? Dice che è molto elettrico e lui per buttare giù questa elettricità si trasforma in iperattivo, solo che è un consumo immenso di energia, finché sei giovane il sistema immunitario può e un po' preleva anche i gatti, però dopo una certa età bisogna che sta un po' attento. Questa iperattività messa nell'altra parte non è più una virtù, diventa un difetto. Già. E con questo adesso andiamo avanti con Sara. Attiva pure l'audio, mia cara omonima. Ciao. Non attivo la telecamera perché sono a letto, sono in pigiama, quindi non ero a parlare, mi dispiace, so che non è bello non vedere il viso, però allora intanto grazie, è la prima volta che sento un argomento così interessante. Sara, io ti ho conosciuto a qualche intervista con Luca Nali. Però sul tuo canale in realtà è proprio stasera, mi sono imbottuta 10 alle 9, c'era questo Zoom, ho detto boh, ascoltiamo. Allora io sono della Bilancia, ho sempre amato molto i gatti, e poi in realtà mi sono imbattuta nei cani 4 anni fa circa, per una questione di salute mi sono affezionata, mi sono piaciuti i maltesi, e ho iniziato ad avere una maltesina che poi purtroppo è andata sul ponte dell'arcobaleno quando ha finito il suo compito qua per me, così ho interpretato la sua venuta. Ne ho presa un'altra, lo stesso allevamento, che è mia, adesso è qua che dorme vicino alle mie gambe, ed ho comunque una gatta, perché essendo io più sui gatti, il cane è arrivato proprio come razza in sé, come maltese. La mia gatta adesso ha 13 anni, si chiama Macchia, e io mi sono accorta da un mesetto che sta bevendo di più del solito e quindi fa più pipì. E purtroppo si dice che i gatti a una certa età tendenzialmente sembra che possano avere dei problemi a livello di reni. Poi io gli do da mangiare cibo industriale, cioè anche se sono buone scatolette, buone crocchette, mi sono affidata a questo tipo di alimentazione. Da un po' di anni non la faccio più toccare da nessun veterinario, anche perché con la pandemia io non mi fido più di nessuno, e io ho iniziato per aiutarla a fare le Reiki, siccome io ho avuto questa possibilità di fare Reiki, per iniziare a mandarle questa energia. Mi sembra che stia meglio, perché in realtà sta bene, però ti chiedevo, Adelaide, se per quello che tu conosci, che hai studiato, che cosa potrebbe voler dire riguardo a me questo forse problema ai reni, non lo so, perché
è stato questo solo per il fatto che facesse più pipì. Grazie. Sara, hai detto che ti chiami? Sara. Sì. Allora, il fatto che lei ha un problema ai reni vuol dire che tu hai una paura immensa dentro, non risolta. Motivo per cui ti è apparso il cane prima, quindi è un cane imponente, abbastanza grosso come... Non so quanto è grande il cane adesso. Ma mi no, è maltese, il cane è piccolo. Quelli piccoletti allora. Pensavo fosse quell'altro più grande. No, no, quindi tu... è grande come un gatto il maltese. Anzi, okay, il cane è come un gatto. Ok. Quindi lei ha un problema di reni, perché i reni sono quelli più attaccati quando noi abbiamo tante paure. Tante paure. Quindi tu, tra le tante paure possono essere più... meno gravi o molto gravi, ma penso che tu abbia un problema proprio di una paura che non riesci a vederla. Okay. Può essere la paura della sopravvivenza, la paura dell'abbandono, la paura di essere giudicati dagli altri, la paura di essere rifiutati. Sono tanti tipi di paure. Il fatto che lei abbia sviluppato, e mi dispiace questo, un problema ai reni. È quello che penso, avendo visto che faceva più pipì, perché, come ti ho detto, non l'ho portato dal veterinario. Ho io interpretato, perché quello che si dice, i gatti a una certa età molto spesso portano ad avere questi problemi, quindi potrebbe essere il riflesso di qualcosa mio, anche se... Sì, certo, più guarda, stai attenta alla tua alimentazione. Sì, ok. Anche quindi perché probabilmente... i gatti sono un animale strettamente carnivoro. Loro, facendogli mangiare qualsiasi tipo di alimento che non sia carne, gli rovini i reni. E quindi se tu gli hai dato il cibo industriale, lì ci sono alimenti che servono ad ammalarlo, così poi gli devi prendere la dieta specifica che costa una cifra di soldi. Però intanto io ti direi di cambiargli subito l'alimentazione, di dargli solo carne. Sì, quello sì. E tu, Sara, ti devi guardare che tipo di paura hai tu dentro di te che non la vedi. Comunque deve risalire da 0 a 7 anni per te, questa paura. Da 0 a 7. Sì. Ma poi puoi parlare con Adelaide in privato di queste cose, che ha una tecnica bellissima di cui vi parleremo in una prossima Zoom. Va bene, sì. Va bene. Allora intanto grazie. Niente. E intanto parla al tuo gatto. Sì. Perché se tu gli chiedi al gatto che problemi ho, in qualche modo la risposta ti arriva. Va bene, grazie mille, grazie, un abbraccio. No, vado avanti a ascoltarmi. Grazie. Ciao Sara. Ciao Sara. Adesso abbiamo Anna. Anna. Buonasera a tutti, ciao e grazie per questo bellissimo incontro, che peraltro mi fa molto sorridere perché compaiono animali specialmente sulle spalle di Abibi, ma comunque a sorpresa. È e vero. Anche il mio gatto. Sì. Che peraltro il mio gatto addirittura due, il mio gatto somiglia molto a quello di Abibi e anche lui è venuto qui di fianco a me. Intanto ringrazio Adelaide perché ha detto tantissime cose interessanti, soprattutto quest'ultima detta Sara, perché anche il mio da settembre beve più acqua, quindi abbiamo avuto un'estate caldissima, cessa un po' il caldo e anche lui beve più acqua, quindi quello che hai detto mi si confà. Vivo la stessa situazione di Sara Gamberoni per quello che riguarda il cambiamento e diciamo l'ho vissuto, lo sto vivendo in modo, non dico traumatico adesso, ma l'ho vissuto in modo traumatico fino a... comunque è un cambiamento molto pesante per me. Il mio gatto è sempre più vicino a me, è sempre più simbiotico, e a questo punto racconto due episodi, uno che riguarda il mio gatto e l'altro che riguarda altri incontri con animali, per dire quanto è simbiotico e per fare un esempio di come insomma possono essere gli animali. Poi se Adelaide ha da commentare ho molto piacere, ma altrimenti insomma capisco che sia una cosa magari un po' vaga.
entro in un dettaglio un po' così, sono sempre tornata a casa dopo il lavoro part time recandomi in bagno con la porta che lui poteva tranquillamente aprire, ebbene lui entrava nella lettiera quando io andavo in bagno, quindi in pratica noi si faceva quello che era l'espletare la funzione biologica e fisiologica in due. Poi abbiamo spostato la lettiera nell'altro bagno un po' di anni fa. E negli ultimi tempi, parliamo di 2-3 anni a questa parte, il mio Rami fa sì i bisogni nella sua lettiera, ma spesso arriva quando io sono in bagno e fa la pipì in vasca da bagno della serie e noi sempre insieme. E vabbè, bisogna che io sia un po' presente per avere cura della vasca da bagno, ma lui fa quello lì. L'altro episodio che volevo raccontare è di 3 volte in cui mi sono entrati degli uccellini in casa. Una volta non abitavo ancora in questa casa, però ecco qui magari se Adelaide ha un'intuizione mi piacerebbe conoscerla. Sono entrati una volta un passerotto che si è incastrato tra la parete e l'armadio e lì per lì mi ero molto spaventata per questo rumore di ali, per questo fruscio insomma, per cui ho pensato a un roditore o comunque un pericolo, ed era un passero che era entrato in camera ed era rimasto lì, che non c'era chiusura alcuna, però insomma sono andata a liberarlo. Una seconda volta, io abito a Milano, diciamo abbastanza, in una zona abbastanza centrale e rumorosa, un'altra volta è entrato dal balcone una cocorite, mi si è infilata nell'armadio, anche lì grosso spavento, sento questo rumore e trovo questa cocorite bellissima, che poi abbiamo tenuto un po' in gabbia, poi purtroppo non è sopravvissuta tanto a lungo. E successivamente una rondine, io l'avevo vista volare, io abito al 4° piano, sopra di me ce ne sono altri 2, quindi non sono in un piano basso né altissimo, in questo grande viale dove sono, questa rondine si è abbassata. Io le avevo mandato un raggio d'amore, avevo immaginato il colore, insomma, mi faceva piacere che ci fossero le rondini, non è neanche così frequente vederle. Questa si è abbassata e si è infilata sul mio balcone, andandosi purtroppo a incastrare in un cancelletto, tanto che ho preso una scala per arrivare in cima, un balcone che di un palazzo con piani alti 3,30 m, balcone non profondo, per cui salendo in alto io ero proprio, come dire, a ridosso di quella che, cioè insomma, ero molto in alto e molto in pericolo, per cui mi sono tenuta forte, ho liberato la rondine dal cancelletto e poi l'ho fatta volare. Ecco, mi piacerebbe capire da Adelaide se coglie un nesso di questi tre uccelli che sono venuti da me. Grazie, e grazie a tutti. Grazie Sara. Grazie a te. Di solito gli uccellini, quando appaiono nella nostra vita, è perché l'uccello fa la connessione fra il mondo delle persone che se ne sono andate via. Quindi significa che tu devi risolvere un problema del passato tuo, ancestrale. Se tu hai un problema sulla linea mamma o sulla linea papà, nei tuoi avi devi cercare. E loro cercano di comunicarti qualcosa perché vogliono che tu li liberi, comprendendo un qualcosa, quindi vuol dire che tu hai un trauma da bambina sicuramente, e quindi loro ti chiedono in qualche modo di liberarli, perché liberandoti tu stessa, liberi anche loro. Il fatto che la tua gatta fa la pipì nella vasca da bagno o insieme a te, il problema tuo è un problema di blocco a livello del chakra base, quindi la parte vagina, diciamo. E questo accade quando tu hai perso qualcosa e ti è sfuggito la terra da sotto i piedi. Hai subito un fallimento. Hai capito? Hai disattivato l'audio? Aspetta, poi riattiva. Oh, scusami, te l'ho disattivato di nuovo, riprova. E riprova? Attiva. Ecco. Ok, grazie.
sì, io credo, Adelaide, che tu abbia colto delle cose belle e profonde, e sì, sono calzanti. Sì, il gatto è maschio, ma comunque non credo che cambi la questione, giusto? No, se il gatto è maschio vuol dire che tu hai problemi con il tuo papà. Hai avuto i problemi con il tuo papà. Io penso di cambi, per la verità, però comunque sì. Allora mi rendo conto che tutto risale all'infanzia, è chiaro, non che sia un'infanzia traumatica, però sicuramente ci sono cose non risolte, assolutamente, questa cosa è calzante. Io credo con entrambi. Il fatto che ti asseconda mentre tu fai la pipì vuol dire che tu hai un blocco sul chakra base. Chakra base vuol dire quando io perdo qualcosa nel materiale, posso perdere un matrimonio, un rapporto di coppia, posso perdere un amore, posso fallire in qualche modo. E questo tuo fallimento, diciamo tra le virgolette, è perché tu da 0 a 7 anni hai avuto con la parte maschile un rapporto non idoneo, magari di paura, magari un papà molto autorevole, magari un papà che ti ha brontolato per una cosa e tu hai subito un'ingiustizia. Lì per lì il bambino se ne frega altamente dell'ingiustizia che riceve, perché la madre poi lo acquisisce e lo ama, ma a noi ci rimane nel subconscio. Motivo per cui... Nel mio caso è stato l'opposto, cioè un papà che lasciava tanto fare alla mamma e la mamma che era tanto, tanto severa. Quindi vuol dire che tu stavi più dalla parte del papà che subiva in questo caso. Sì, però limitava anche la reazione di noi figli, per cui diciamo era molto protettivo nei confronti della moglie, quindi di mia mamma, e quindi dando poco spazio a me che magari volevo protestare, ecco, mettiamola così. Ma tuo papà non c'è più? No, c'è ancora, ma l'atteggiamento è rimasto quello, è sempre così. Comunque se ti liberi tu, risolvi il problema anche suo. Sì, ti ringrazio tanto, è complicato, ma è un'interpretazione che magari mi sblocca. No, non è complicato, perché se noi possiamo risalire al trauma da 0 a 7 anni, a te ti si apre un mondo. Perché da 0 a 7 anni quel trauma, ma non può essere per forza un trauma, una scena qualunque in cui tu hai subito un qualcosa o hai visto qualcosa ai tuoi genitori, uno dei due subiva, tu ti è rimasto dentro di te e le tue scelte di vita sono state fatte secondo quella scena. Quindi tutta la tua vita è stata impregnata di quella scena. Le tue scelte di vita, il partner che hai scelto, la casa che hai scelto, il datore di lavoro che hai scelto, le hai tratte tu. Okay. Però non ti preoccupare, perché la Adelaide ha una tecnica super che si trova molto facilmente questa scena. Il gatto non fa mai la pipì insieme al proprietario di casa, se non che gli vuole mandare un messaggio. Ok. Quindi il fatto che il gatto non ti libera un secondo, quindi anche tu quando vai al bagno sta dietro a te, vuol dire che tu quando eri piccola non avevi i tuoi spazi, motivo per cui tuttora non hai i tuoi spazi. Cerchi di liberarti, ma è un'illusione. Tu devi cercare i tuoi spazi in un'altra maniera, non liberandoti, lasciando un partner indietro. Okay. Non basta quello. Ok, sì, mi rendo conto. Sì. Mi rendo conto. Ci risentiremo, Ade. Ti ringrazio. Grazie mille, Anna. Dai che si sistema tutto, eh. Per forza. Ok. Dai, sorella, okay. Che ce la facciamo, dai. Che sennò dovevamo essere già morte. Ma chi ci ammazza? Pazione. Allora, grazie mille, ciao. Allora, passiamo la mano. Abbiamo la Bibi, attiva pure l'audio. Ciao, mi sentite? Ciao, e chi hai? Ciao, Sara.
Io mi sono collegata tardi, purtroppo, causa animali. Sì. Cani, gatti, pappagalli. E non so cosa avete detto fino alle ore 10. Intanto sono contenta di conoscerti, ciao. Ci siamo sentite anche personalmente su Telegram. Ma a parte questo, io sono felice, quindi non ho problemi da proporre. Okay, i gatti stanno bene. I gatti stanno bene e ne ho 70 circa a casa. Ho 23 cani, ho 3 pappagalli e sicuramente posso dare, scusatemi, delle testimonianze, nel senso che diciamo le persone normali, tra virgolette, con 1, 2, 3 animali hanno delle letture. Io ho una possibilità grande che è molto sferica, come dico io, no? Che non ha una direzione definita, avendo dei numeri improbabili. Che mi permette intanto di studiare la psicologia degli animali legata proprio alla specie, quindi gatto, cane, pappagallo ce ne ho solo 3, non sono così brava con i pappagalli. Sì, sicuramente anche legati alla psicologia della persona, non mi piace dire che li possiede, con cui vivono. Posso raccontare che ogni specie ti osserva come fossi della sua specie. Quindi i cani ti legano a un branco e avendone 23 è un grande branco. Sì. E i gatti ti legano a una condizione di forte territorialità, perché sono animali estremamente indipendenti che si misurano con loro stessi e condividono con gli altri solo lì dove il territorio lo permette. Quindi il territorio per il gatto è qualcosa di estremamente fondamentale, perché essendo un animale autonomo fonda la sua esistenza prima di tutto su se stesso e poi su ciò che lo circonda. Quindi per lui è fondamentale che ciò che ha intorno gli dia delle possibilità. E parlando proprio in maniera pratica, le possibilità sono in alto, in basso e nascondersi. Devono essere 3. Questa è la mia esperienza da 20 anni. Ok? Quindi sicuramente gli animali hanno una percezione quantica della vita e quindi anche di noi umani, e leggono ciò che noi siamo davvero. Il gatto aiuta, il gatto trasforma l'energia, è fantastico. Ed è per questo che per modi di dire si dice che scarica lo stress nel senso che lo trasforma. Io penso che il gatto faccia le fusa per elaborare l'energia. Infatti io che li faccio morire tutti tra le mie braccia, perché chiaramente con questi numeri affronto tante morti, mi rendo conto che anche mentre muoiono fanno le fusa. Una cosa meravigliosa, perché affrontano questo viaggio positivamente. È qualcosa di che insegna veramente la misura. Io in tanti anni le misure che ho della vita le ho acquisite grazie a loro. E questi numeri
mi permettono di ricordarle ogni istante, perché non ti puoi mai distrarre, no? Cioè, comunque, ce li hai sempre tutti intorno, quindi sono severissimi gli animali, non puoi sbagliare. Invece il cane è un animale che, essendo piramidale, subisce ciò che avviene e quindi somatizza. Quindi in base a come li impari ad osservarli, allora impari anche a osservare te. Almeno questo vale per me. Sì. Intanto complimentissimi, ma è una specie di rifugio o è una casa tua? No, è una casa che io ho preso, cioè ho un mutuo, insomma, per fare questo. Però è tutto serenamente illegale, eh? Cioè, certo, proprio... ci mancherebbe anche, scusa. Sì. Grande. No, allora, se tu non hai ascoltato la prima parte, allora te la introduco un attimo, perché così siamo sicuri che capiamo di che cosa stiamo parlando. Adelaide ha scoperto, e quindi tu ti potrai ritrovare avendo tantissimi esempi di animali, l'animale è una specie di vero riflesso della tua anima che arriva a te, ti trova nel momento in cui ti deve dire qualcosa, ti deve fare capire qualcosa di te, e addirittura preleva in anticipo quelli che saranno i tuoi problemi per farteli vedere in anticipo, quindi comprendendo... Vedendo un sintomo su un animale, puoi capire già che cosa ti sta prelevando anche a livello di problematica, perché lui te lo preleva in anticipo. Per esempio, un gatto che ha una tosse, stava spiegando, significa che Adelaide, spiega tu che spieghi meglio di me, praticamente. Un gatto che ha una tosse, o un cane che ha una tosse cardiaca. Se noi lo guardiamo attentamente, facendo riferimento alle 5 leggi biologiche di Hammer, quando a noi ci capita, penso che a tutti ci è capitato di avere una tosse secca, colpettini di tosse così insensate, vuol dire che noi abbiamo bisogno di attenzione, attiriamo l'attenzione. Il cane, il gatto che c'ha, noi abbiamo bisogno di attirare l'attenzione degli altri. Perché non ci osservano, nonostante noi facciamo delle cose buone, altruiste, tutto quello che vuoi, le persone, è come se noi fossimo obbligati a fare quelle cose. Nel subconscio, noi vogliamo almeno un grammo di riconoscenza. Allora il gatto ti preleva questa mancanza di affetto che tu hai del mondo che ti circonda, la famiglia, la società e via dicendo, gli amici, eccetera eccetera, e il gatto preleva il tuo male, tu lo osservi perché tu a te non c'hai tempo di osservarti, però visto che noi amiamo i cuccioli nostri, la nostra anima, almeno abbiamo occhi per guardare a lui. Se noi capissimo che tra noi e loro esiste un collegamento quantico, allora la sua tosse è valida anche per me, quindi curando lui curi anche a te, ma allo stesso momento puoi vedere anche il problema che giace dentro di te. Posso intervenire, aspetta, in questa cosa? Aspetta un attimo, ti volevo anche dire che quindi Adelaide spiegava all'inizio, ha parlato, magari poi te la riguarderai, della questione dei segni zodiacali, che alcuni sono animali e altri non sono animali e sono segni doppi, e di solito questi segni hanno più animali insieme, perché è come se avessero bisogno di più anime sentinelle che gli dovessero ricordare alcune cose di sé, perché probabilmente hanno bisogno di questo contatto e hanno bisogno di capire, di vedere alcune cose, alcune problematiche, per cui magari non basta un animale, ne arrivano tantissimi. Sto dicendo bene, Adelaide? Infatti molte persone qua hanno risposto effettivamente. Io sono Sagittario, io sono Bilancia, ho 5 gatti. Tu che segno sei, Abibi? Io sono della Vergine. Eccola qua.
Sono del 28 agosto, quindi sono anche come un po' Sergio leonino. Mio, come Sergione. E sono ascendente Scorpione. Io posso dire una cosa, almeno questa è la mia esperienza di vita, a prescindere dagli animali. Io credo che l'osservazione anche degli animali, sicuramente con gli animali è più facilitata perché interagiscono con te, quindi hai una possibilità di lettura più complessa, se vuoi. Però oggettivamente un po' tutto quello che ti si para davanti ti racconta un pochino la situazione tua, no? Anche le condizioni generali di vita, le amicizie che frequenti, un po' tutto oggettivamente ti racconta ciò che tu sei interiormente. Gli animali hanno una possibilità di interazione mobile, sonora, quindi coinvolgono tanti sensi. E è vero che noi parliamo spesso solo la nostra lingua e bisogna imparare a osservare i vari tipi di linguaggio che abbiamo intorno, che sono infiniti. Ti posso fare una domanda? Sì. Allora, certo. quello che io percepisco di te è sì. Se ti sei mai posta la domanda il perché tu sei andata in questo evento straordinario di vivere con così tanti animali. Sì. E la mia risposta che io percepisco di te è che tu, per complesso della tua essenza, è che tu abbia capito talmente bene l'essere umano e lo hai compreso talmente bene che in qualche modo ti hanno tradito o deluso e senza volerlo ti sei rifugiata in un mondo che esprime molto di più dell'umano, perché tu sei diventata molto a un livello molto superiore di evoluzione. Guarda, quindi l'uomo, l'essere umano non ti soddisfa più come curiosità, ormai penso che tu abbia scoperto un po' tutto di loro. Ti dico una cosa, Adelaide, io non mi rifugio mai. Trovo dei linguaggi attraverso i quali riesco a esprimermi meglio, e questo forse è uno di questi, quello degli animali, ma non è un rifugio, assolutamente. Il rifugio è, diciamo, più legato a un timore. Io amo la vita, che sia sotto forma umana o qualsiasi altra forma sia, di un sasso, o comunque amo proprio l'interazione delle energie, per me è qualcosa di fondamentale. Poi è normale che nella nostra umanità, volenti o nolenti, per quanto le possibilità siano infinite, fisicamente ci si direzioni da qualche parte. E certamente a livello pratico proprio della mia quotidianità, la mia possibilità è stata questa degli animali. Mi sarei potuta concentrare sui barboni piuttosto che partire, andare in Africa, piuttosto che qualsiasi altra soluzione, no, soluzione non è la parola giusta, direzione. La mia è stata questa, comunque, che è stata spontanea, sentita, casuale, non ha avuto un ragionamento dietro. E sì, la vita mi ha dato anche delle possibilità di comprensione dell'umano attraverso qualcosa che qualcuno definirebbe brutto, brutte cose, brutte esperienze. Però io non amo fare queste distinzioni di bene e male. A me piace molto l'analisi oggettiva delle cose e le possibilità che mi si pongono. E diciamo che quindi, per quanto mi riguarda, loro sono come una specie di palestra che mi allena ogni giorno, perché l'umano è fragile nella sua densità, cade facilmente. Nessuno è
mai arrivato, anche perché non c'è da arrivare da nessuna parte. E quindi io mi sento forse da un lato più al sicuro con qualcuno che mi tiene a stecca, come dire. Come i gatti. Come i gatti, come i cani, come qualsiasi altra cosa. Io interagisco pure con un leone, ho avuto la pecora, ho tanti animali. Cioè, nel senso, non mi piace l'unicità vissuta come egocentricità. Io mi devo profondere in qualcosa, in tutto. Se è possibile, io sarei ovunque fisicamente, come Gustavo Rolla, ma non lo posso ancora, non sono capace. Ma se ci riuscissi avrei raggiunto proprio il top della mia anima, sì. Riesco a stare qui dove sto per ora. Quindi più cose, più situazioni, più anime, più qualsiasi cosa mi circonda, più io mi sento. Ecco, diciamo questo, Bello. Non c'è un retroscena inconscio in tutto ciò. Diciamo che ci mi sono scaricata molto. Ci sta sempre un retroscena inconscio, sempre. Sì, ma non inconscio nel senso, voglio dire, non c'è una, come ti posso dire, un legame ancestrale che mi guida alla cieca. No, quello no. Quando parliamo della memoria ancestrale, parliamo della memoria ancestrale nostra personale e basta, non ci guarda altre cose. Però io non mi sento più guidata alla cieca, mi sento molto predisposta alla cieca, è quello che c'è, è l'attimo dopo, ma io lo vivo quando arriva, quindi per me è come vederlo. Quindi sì, perché tu hai quel mondo profondo dentro di te che sai che esiste, ma lo comprendi a malapena anche tu, perché lo scorpione, specialmente il fatto che tu sei un ascendente scorpione, ha questo mondo profondo dentro di sé molto molto fine e sottile. Ma a me va bene così, nel senso, sì. La comprensione deve essere sempre parziale, non ci possiamo innalzare a un totale che neanche lui stesso lo è senza di noi. Non avrebbe alcun senso comprendere tutto. Il bello è proprio, cioè io penso che il coraggio dell'essere è proprio nel non sapere, no? Ammetto un po' di gente, direi che sono già le 11, quindi direi che è l'ultima connessione da 40 minuti che facciamo. E voglio far fare le altre domande, però, perché giustamente abbiamo ancora delle mani alzate, quindi ringraziamo tanto Abibi e passiamo alla prossima domanda. Poi, comunque, come vi ho detto, vi metto il contatto di Adelaide per chi vuole poi in privato andare più a fondo a livello personale. Quindi, nel frattempo che ammetto, cerco un attimo l'Adelaide, esatto, eccola qua. Ade, attivati pure. E abbiamo l'Alessandra Pezzopane che è già qua e le chiedo di attivare l'audio. Ciao Sara, io sono Laura. Ti ringrazio tantissimo per il tuo sapere, ti seguo sempre sul canale di Luca, canale Telegram, veramente mi stai inondando con un sapere magnifico. E grazie anche a te, il Paolo Magnini, adesso Adelaide stasera, cioè veramente sono cose grandiose. Io adesso ascoltando Adelaide mi sono ritrovata in tante cose, perché innanzitutto voglio dire, io ho tantissimi anni che ho animali, li ho sempre avuti fin da bambina, e poi da diciamo 18 anni, 19 a questa parte, io ho iniziato un'avventura allevando gatti, perché avevo un piccolo allevamento amatoriale di gatti ragdoll, sono stata tra i primi forse a portare, cioè in Italia quando abbiamo iniziato.
e in tanti anni di esperienza, ecco, una cosa che avevo notato, ma questa è una piccola cosa detta così, ma l'ho notata io nella mia mente, che quando magari qualcuno dei miei gatti aveva qualche problematica, la problematica in maniera buffa, diciamo, si rispecchiava nella problematica del padrone. Ecco, diciamo, a gatti diversi corrispondevano anche gatti che arrivavano magari non solo da me o altri animali che avevano, un cane, capito, piuttosto che altri animali avevano problemi simili, quindi tutti di uno stesso tipo. E io mi ero già fatta la domanda se il problema degli animali non rispecchiasse il problema di noi padroni. Poi quando ho letto questa cosa di Adelaide, ho detto, ciumbia ragazzi, forse allora la strada era quella giusta. Adesso la domanda che volevo fare ad Adelaide, cioè per capire un pochino meglio, è questa. Perché poi anche delle cose che ha detto Anna, capito, mi sono ritrovata, quindi già delle cose le ho un po' chiarite. Però la mia domanda è questa: io se ne ho sempre avuti tanti di gatti in casa, tanti, sempre trattati come membri della famiglia, quindi tenuti non, diciamo, come in un allevamento, ma proprio come gatti di casa, e questa cosa poi si ribaltava negli adottanti. Ultimamente un po' che sono stanca, io non ce la faccio più, pandemenza, tutto quanto, poi io ho tre bambine ancora abbastanza piccole, quindi quest'estate mi sono ritrovata a dare dei gatti, per la precisione ho dato due gatte mie e dei cuccioli a mia suocera, che da tanti anni mi aiuta, mi ha sempre aiutato anche lei, quindi ne aveva tre anche lei a casa sua. Gliel'ho lasciati là, poi le gatte sono diventate un po' sue, hanno avuto dei cuccioli di là, e però dei cuccioli poi sono rimasti, sono diventati grandi. Ora, in questo momento, i gatti che sono da mia suocera, quindi adesso non so più se siano i miei animali o se siano i suoi, ok? Perché comunque sia lei li accudisce, loro stanno con loro, quando io vado di là, sì, vengono, salutano, ma non è che mi considerano più di tanto. Sono molto attaccati a lei. Adesso hanno cominciato da un po' di tempo a fargli pipì ovunque e anche cacca ovunque, cioè gli marcano proprio la casa, capito? Cosa che di qua a me non facevano. Allora voglio capire se dipende da me, se dipende da lei, mi piacerebbe capire qualcosina in più di questa cosa. Quando il gatto, per chissà quale circostanza, deve abbandonare o decide lui di abbandonare la casa. Mi senti? Sì, sì, ti sento okay. Dell'aria perfettamente. Quindi quando un animale decide di andarsene o perché smarisce o perché scappa di casa o perché in questa circostanza qui, nel caso specifico, tu lo hai dovuto dare via, è perché probabilmente lui ha finito di darti dei messaggi o ha finito di badare alla tua salute, e quindi lui è andato ad abitare con la suocera. Il problema è che lui non ci si trova, perché no, forse non c'è, quantisticamente parlando, uno scambio di energie tra la tua suocera e i gatti, e quindi i gatti quando fanno la pupù fanno proprio dispetti. Sì, sì, infatti, perché ripeto, qua non c'è quel tipo di animali. Si stanno ribellando. Ok, quindi il discorso e che può accadere anche il contrario, quando un gatto, un animale si ribella, che decide di andarsene di là, e in qualche modo ti avvisa, non so come dirtelo, è una cosa brutta. Vuol dire che dall'altra parte, dove non si trovano bene, è perché non c'è l'energia giusta. Oppure è la suocera stessa che non ha più energia. Il fatto che loro ti fanno dei dispetti, che loro vogliono o tornare a casa o andare via di là. Bisogna vedere la tua suocera che tipo di natura è interiore. Se è una persona egoista, ci sono tante persone brave, buone, ma dentro nascondono cattiveria. Diciamo che lei mi ha sempre un po' aiutato con i gatti, ma più per un, non so, cioè diciamo non per un fattore di amore
suo nei confronti degli animali. No, lo fa per un fattore che un domani tu la dovrai aiutare. Ecco, io voglio dire, cioè, io ho sempre raccolto, come per esempio ha detto prima Anna, da me sono arrivati anche degli uccellini, ne sono arrivati 3 nella mia vita, io li ho tirati su, li ho fatti vivere, beh, uno no, poverino è morto, ma gli altri 2 sono vissuti molto più a lungo delle aspettative di vita, dormivano insieme ai gatti, dormivano insieme, sono sempre, c'è stata sempre molta armonia, capito? Prima avevo il cane. Tra l'altro, cioè, voglio dire, veramente mi hanno aiutato tanto i miei animali e hanno avuto anche delle cose loro prima di me, per dire, cioè me le hanno fatte vedere. Io con l'ultima bimba ho avuto dei grossi problemi con la gravidanza e le mie gatte, gli unici problemi di salute che hanno avuto sono stati problemi legati alle gravidanze. Altri comunque, non ne abbiamo mai avuti. Comunque i gatti ti avvisano che in futuro tu avrai problematiche con la tua suocera, magari un domani che starà male, che la dovrai pulire, custodire, ti avvisa che tu con la tua suocera perderai tanto. Ecco, bene. Bene. Quindi adesso vedrò, insomma, di trovargli delle altre famiglie o di riportarli. Però tieni conto di questa cosa, preparati. Grazie Adelaide, grazie. Forse non volevi saperle queste cose. No, ma Sara va bene, cioè va bene tutto. Io in realtà vi dico, beh adesso vi dico questa, tanto ormai poi dopo non voglio rubare troppo tempo. Io ho avuto una mia gatta che purtroppo è mancata per un problema legato a un parto, insomma dopo è andata sul sistema, sui reni, l'ho tenuta in vita 10 mesi ma poi non ce l'ha più fatta. Bene, questa gatta da quando è nata, che è nata, l'ho lavata io a mano, l'ho sempre tenuta con me, per me era veramente una figlia. Lei e mia suocera ha sempre soffiato. Quando arrivava mia suocera in casa, lei soffiava. Ma dai, ma che strada. Sì. Proprio lei, cioè gli altri no, lei come la vedeva le soffiava, non le faceva nulla, non ha mai tirato fuori un'unghia, ma la sua soffiata ogni volta che compariva gliela faceva. Quindi questa cosa non è che mi sconvolga più di tanto, mi dà però una chiave di lettura, quindi io ho già capito che i gatti di là non stanno bene, comunque li devo togliere, noi li avevo mandati di là anche perché... Ripeto, io ho 3 bambine, la casa non è tanto grande, anche noi viviamo a Milano, e quindi lei è da sola, la casa più grande, li avevo messi di là, avendo i gatti anche lei, però va bene. Grazie di questa spiegazione, Sara, con te ci vediamo a Sanremo. Che bello, sono contenta. Io più di te, felicissima proprio. Grazie, ragazzi, sarà un momentone quando viene. Anche quella sarà non cosa... solo quello. Magari anche Monza se riesco, non so se ci sono ancora posti, ma il problema è che poi devo sempre ricorrere per lasciare le bambine a Monza il 19. Quando mi sa che l'hanno cambiato anche quello in capacità extrasensoriale, sai? Quindi non so, forse non è più. Ah, l'hanno cambiato? Sì, vabbè, ormai Sanremo l'ho prenotato per il borgo. Sì, lo scrivo, niente. Però non so. Va bene. Un bacio, Laura. Okay, un bacio, grazie Sara. Allora, ovviamente le mani che c'erano alzate prima qua non sono più alzate, per cui se c'è qualcuno di prima che aveva domande, le deve rifare. Approfitto del microfono aperto per dire che gli uccellini con cui io ho avuto a che fare sono ben 7, non 3. 7, quindi sono un po' dura di comprendonio evidentemente perché vengono a bussare più volte, ecco. Siamo tutti duri di comprendonio, finché qualcuno non ci dà la chiave di lettura, noi come facciamo a immaginare una roba del genere? Assolutamente. Cioè, se la Adelaide non mi avesse detto quelle cose, allora dopo le vedi, ma se prima nessuno ti dà la chiave di lettura, come fai a immaginare che il cane si rompe il dito oggi perché tu tra un anno ti romperai il dito? Come fai a saperlo? Non puoi. Quindi è per quello che ho ritenuto che tutto l'universo dovesse sapere questa cosa, perché cambia tutto, è magnifico. Guarda chi c'è lì di fianco, amore. Come si chiama? Il mito? Ah, parli con me. Si chiama Rami. È lui. Rami, pazza che c'è. E Rami ha avuto anche uno strano incidente, per cui... ha un orecchio che si dice che assume la forma del cavolfiore,
perché si è riversato un vaso sanguigno fra i tre foglietti di cui l'orecchio è costituito. L'abbiamo portato dal veterinario, il quale ha detto: ma strano, è un incidente che di solito capita ai gatti randagi quando si azzuffano fra loro. Ma siete sicuri che non ha preso nessun colpo? E noi non abbiamo mai visto nulla, non ci siamo resi conto dell'incidente. Però adesso lui, adesso non si è ridotto male, io gli ho anche fatto dei massaggini che per lui hanno rappresentato cura, piacere, ha imparato in quel periodo a stare in braccio a noi perché doveva tenere il collare Elisabetta in quanto è stato anche operato. Però ecco, ha avuto questo incidente che proprio per il veterinario ha detto è strano, è proprio un incidente da gatti che si azzuffano, non da gatti di casa. Adelaide vuole commentare? No, tranquilla. Oh. A Bibi dice no. Cosa dice no? A Bibi. Cosa? Vabbè, ragazze, un attimo che devo fare prima le domande delle altre, poi alla fine vi faccio riparlare tra di voi. Allora, anche con la Bibi che l'abbiamo bloccata, ma perché è caduta la connessione. Abbiamo la Irene Leone. Irene, sì, mi sentite? Sì. Sì, no, forse non mi vedo. No, non, però ti sentiamo. No, vedere non ti vediamo. Vediamo. Mi dice è impossibile accedere alla fotocamera, non so perché. Lo zoom maledico. Ho messo video, però non si vede. No, non vediamo. Niente, mi dice impossibile accedere alla fotocamera. Allora non so perché. Fare, dai, Irene, chiedilo lo stesso. Posso parlare così. Io, vabbè. Guarda, innanzitutto saluto tutti davvero e ti sono grata per tutto quello che fai e hai fatto e ti seguo da tantissimo tempo. Figurati che io purtroppo sono in Sicilia e non posso venire adesso alle tue conferenze. Vuole fare modelle anche qui al sud, che io tra l'altro sono in Puglia, quindi preferirei avere delle cose un po' più vicine. Ma io infatti pensavo di organizzare qualcosa e di invitarti giù qui da noi, perché da noi non si fa mai niente di bello. Io sarei felice veramente. Vediamo se mi riesce di organizzare, ti faccio sapere. Se sei disponibile a venire, certo, molto più avanti, magari molto d'estate. Più avanti. Che... E poi mi dovrò un bel po' riposare dopo questi due mesi. Certo, credo. Comunque io sì, volevo dire che io da tanti anni faccio esperienza con gli animali, perché iniziai con un cane in appartamento, poi ho preso una casa in campagna di proposito per essere circondata dagli animali, perché mi piacciono da morire, insomma ho avuto sempre un bellissimo rapporto e anche tante esperienze da fare proprio un libro, a volte dico lo dovrei scrivere perché me ne sono capitate di cotte e di crude, di tutti i tipi. Anche in appartamento. Comunque ultimamente è successo questo, volevo raccontare un episodio strano che mi è capitato con un gatto che l'ho avuto per 3 anni paralizzato, e perché mi è arrivata a casa, non so che cosa le era successo, era una gattina femmina ed è rimasta paralizzata, forse un colpo alla schiena, una macchina, non si sa. È rimasta paralizzata, quindi per 3 anni l'ho tenuta col pannolino, insomma l'ho accudita come se fosse stato un bambino neonato proprio, perché ed eravamo in una simbiosi incredibile. Ma volevo proprio chiedere questo ad Adelaide: è possibile che ci sia poi, cioè gli animali possono anche, cioè una volta, ecco, forse non mi so spiegare bene, ecco, una volta io ho letto che gli animali quando hanno un rapporto molto vicino all'umano, quando muoiono poi diventano loro, prendono una certa individualità ed è possibile che si possano reincarnare in esseri umani. Non so se è una stupidaggine, una fesseria, però è successa una cosa strana, che dopo tanti anni che è morta questa gatta, che poi l'ho dovuta far abbattere,
E io l'ho sognata e l'ho sognata in un modo stranissimo, che mi abbracciava e mi diceva ti voglio bene, e mi abbracciava proprio come un essere umano, e poi mi sono vista una bambina accanto. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché, ripeto, questa gatta è stata particolare. Ora cosa è successo? Dopo tanti anni, per causa di altri cani che ho avuto, non ho potuto avere più gatti. Solo che poi, una volta che è morto un cane che avevo, che era un po' aggressivo e quindi non mi permetteva di avere gatti, e mio figlio all'improvviso mi ha portato un gattino che proprio 20 giorni l'ho dovuto allattare con il biberò. Ora, questo somiglia, però è un maschio, somiglia identico a quella gatta che avevo avuto in precedenza, proprio come tipologia, come tipo di gatto, solo che è molto aggressivo adesso nei miei confronti. Mi morde, mi fa gli agguati, è una cosa allucinante. Non so perché, io lo amo da morire perché mi ricorda quel gatto, però lui non so perché con me ha questo tipo di atteggiamento. Tutto qua. Cioè, ci sarebbero un sacco di altre cose, però non saprei. Io ho una risposta, però un po' la prendo con le pinze, perché la sto studiando anch'io. Siccome sugli esseri umani si pratica la morte assistita, sì, per un motivo ben preciso, molto preciso, quindi prima di morire la persona è portata nell'ospedale di proposito per fargli una morte assistita, per un motivo, sì, che penso che un po' quelli che siamo nella Zoom un po' lo conosciamo, perché tu quando la persona la imbottisci di morfina e dell'altro, sì, l'anima quando esce fuori dal corpo è già disorientata di suo, se noi moriamo inconsapevoli, quindi si impaurisce ancora di più l'anima e quindi viene pescata più facilmente. Ora, loro ci hanno insegnato programmazione, che l'animale quando soffre è meglio abbatterlo. Loro stanno facendo la stessa identica cosa con il nostro daimon. Quindi ci obbliga a noi, perché noi non sopportiamo la sofferenza, perché abbiamo la paura della morte, che è una paura ancestrale, un archetipo creato artificialmente. E quindi non va bene quando noi decidiamo di abbattere l'animale in modo assistito. Praticamente ma io l'ho battuta, sì, lo capisco, ma io l'ho tenuta finché ho potuto. Poi quando l'ho vista in effetti soffrire, perché a me non mi interessava il mio sacrificio, perché io, ripeto, l'accudivo e stavo benissimo e la gatta stava bene, ma io vederla soffrire, come dire, mi è sembrato un accanimento terapeutico inutile, che comunque io lo condivido anche per le persone, questo tipo di atteggiamento. Sarà sbagliato, ma comunque io non capisco perché dovrei fare soffrire una persona e comunque un animale, cioè non vedo la differenza se non c'è un motivo. È perché esiste una legge nell'universo, ognuno arriva dove vuole, ognuno decide per la sua andarsene da qui. Invece noi siamo abituati ad intervenire e non va bene. Ma quindi è per quello che l'ho sognata e dovevo aspettare, io non l'ho, perché l'ho dovuta, l'ho abbattuto, insomma è stato un errore che è stato abbattuto questo, certo, il danno che ho fatto alla mia anima, questo non vorrei capire. Certo, noi interveniamo spesso, volentieri, anche nel percorso di altre persone, col pensiero di aiutare, quindi io aiuto una persona, oggi gli cambio la lampada, perché non è in grado di cambiare la lampada, però il vicino mi chiama anche domani, sai, se è bruciata la lampada. Questo aiuto che io gli do, il mio vicino entra in una zona di conforto, tanto c'è Adelaide, mi dà una mano, ma io gli cambio il suo percorso, non gli do più la possibilità di evolvere. Quindi non va bene mischiarsi nel percorso né delle persone né dell'animale. Quando la mia gatta è morta a 23 anni, in condizioni, penso che sanno tutti, quando partono i reni, la morte non è che sia molto bella, io ho fatto in modo che la mia gatta soffrisse il meno possibile, dandogli acqua e bicarbonato, in modo che l'urea non entrasse nel sangue. E alla fine è morta seneramente a casa, ma senza che io
decidesse quando abbatterla, chi sono io per decidere in che giorno deve morire? A livello quantico non va bene. Ho capito. Quindi, ma allora questo gatto che mi si è presentato adesso, che cosa mi vuole dire? Probabilmente avrà un atteggiamento o aggressivo nei tuoi confronti, perché probabilmente esiste anche un perché, oppure ti si ripresenta tra le virgolette per convincersi finalmente che tu non ti mischi più nel percorso suo, come non ti dovresti mischiare nel percorso anche di altre persone. Probabilmente tu sei una persona che offre troppo aiuto e non dovrebbe. Io ho sempre dato aiuto finché ho potuto, a tutti, pensando sempre di fare del bene, però adesso sto incominciando a comprendere che a volte non è sempre il bene che si pensa di fare, non è sempre certo, quello che pensiamo. Perché tu introduci le persone nella zona di conforto, nella zona di conforto non evolve più quella persona, tanto c'è lei, pensa tutto a lei, fa tutto a lei, e tu li modifichi il percorso di quella persona. E quindi mi vuole dire che devo pensare più a me stessa? Cosa mi vuoi dire questo? L'universo ci dice, fatti di cavoli vostri. Ci dice questo. Tu sei venuta qui per comprendere a te stessa, per imparare la tua lezione, per imparare quello che devi imparare. Nelle chiavi genetiche dice chiaramente cosa sono io venuto qui per fare. Ma se io mi spendo l'energia per altruismo, per aiutare gli altri, vuol dire che io sono in attesa di riconoscimento da parte degli altri, perché l'altruista, bisogna vedere la parola, è manipolatoria. Nessuno cambia nessuno, certo. E nessuno aiuta nessuno. Sì, questo lo so, l'ho capito questo, che a volte si aiutano gli altri perché magari inconsciamente vogliamo poi in realtà un riconoscimento, o comunque certo. È come un qualcosa, sì, è come per stare bene noi stessi, non tanto per l'aiuto all'altro. È un atto di egoismo, ma quanto certo. Più è un atto di egoismo, sì, e questo l'ho capito, sì, perché sto cercando di fare questo genere di percorso, ma proprio sugli animali non pensavo che da loro avrei potuto prendere questo. Ti ringrazio tantissimo, molto bello, interessante. Veramente interessante. Veramente. E tra l'altro sì, è importante questa cosa che ha detto, perché anche riguardo all'eutanasia, anch'io sono sempre stata proprio contraria. Hanno provato tutta la vita a convincermi che, ma se l'animale soffre, morirà quando deve morire, ma per chi sono io? Ognuno arriva dove vuole. Ucciderlo io, non lo potrei mai fare. Quando è finito, però non potrei mai fare una cosa. È la prima volta che sento qualcuno... Sì, insomma, dire che effettivamente a livello di giustizia è così, perché di solito invece sembra una cosa da egoista quando vedi l'animale non lo ammazzi, ma no, porca miseria. Quindi sì, mi sento un pochino anche validata. Sono delle cose veramente, cioè, mi sento in colpa adesso io per quello no, che magari non esiste il senso di colpa. In colpa hai imparato, non esiste il senso di colpa. Esatto, spiega. No, non ho capito che non il senso di colpa non esiste, è una cosa impiantata dentro di noi come programma. Il senso di colpa non esiste. Non fa parte proprio del DNA umano. Come non esiste il vittimismo. Il vittimismo non esiste nel DNA umano. Sono cose impiantate, sono programmi. E comunque era un'esperienza allora, prendiamola così. È stata un'esperienza. Al posto di senso di colpa è una responsabilità. Adesso hai compreso una cosa. Sì, che... ho compreso che è stata una... Sì, perfetto. Servirà sicuramente più in futuro, mi servirà per il futuro. Esatto. Grazie tante, veramente. Grazie. Sara, ci sentiamo, ci sentiremo, perché certo. Davvero io ci terrei tanto di vederti in Sicilia. Guarda, ma io ci tengo tanto a venire in Sicilia, una volta facciamo una gita tutti insieme. Guarda, io abito poi a Siracusa, una città fantastica, non so se hai mai sentito nominarla, ma è una città stupenda. Sentito.
Certo che l'ho sentita nominare, io è una vita che voglio andare in Sicilia e non sono mai andata, come la Sardegna. E allora guarda, io farò di tutto per organizzare, vedremo cosa si potrà fare, Sara, sì. D'accordo? Adesso non ci trova più niente nessuno, ragazzi, eh? Quindi ogni desiderio sarà soddisfatto, sono contenta. Un abbraccio. Veramente. Anche a te, un abbraccio a voi, ciao. grazie ancora, buona serata, grazie. Buona serata. Abbiamo la Marzia, attiva pure l'audio. Marzia, ci sei? Allora, l'audio risulta attivo, ma non ti sentiamo. Ok. Eccola qua. Eccomi. Andiamo. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Allora, volevo, innanzitutto ringraziarti da molto tempo, dal di là della pandeficienza. E che ti seguo tantissimo, poi ti ho perso perché avevo delle cose troppe cose insieme, non ho saputo reggere il colpo e quindi niente, ho dovuto tralasciare, insomma, poi ti ho ritrovato adesso, quindi è tutto, c'ha il suo perché e mi fa molto piacere averti ritrovato. Poi volevo chiederti di mandarmi, non ti dimenticare di lasciarci il contatto della Adelaide, perché certo, no. Io devo rigirarlo a delle amiche, perché sono molto interessanti i loro discorsi. E poi io volevo farti portare la mia esperienza, perché a me non piacevano i gatti e avevo un pastore tedesco quando ero piccola, poi è morto, vabbè, da solo. E poi ho ritrovato questi cani quando mi sono separata dal mio ex marito, e con le ragazze abbiamo deciso di avere degli animali. Prima abbiamo iniziato con un cane, che è un piccolo pincher, e poi sono entrati nella mia casa due gatti rossi, due fratelli, che ci hanno fatto così tanta tenerezza separarli, e quindi li abbiamo accolti tra di noi con molto piacere. Però io ovviamente, avendo questo timore dei gatti, perché loro si impadroniscono di tutto dentro casa, e io avevo questo timore, l'ho voluto cambiare questo mio timore accogliendoli, perché ho capito che molte cose vanno affrontate, e quindi io ho fatto anche questo. Uno dei gatti ha un problema agli occhi, ha degli occhi a forma di rombo, invece che essere normalmente che si allargano come cerchi, oppure che si stringono, no, come fanno normalmente. E lui è un po' particolare. La ragazza che me l'ha dato mi ha detto che andava curato, io invece non lo sto curando. E ogni tanto gli asciugo le lacrime che tira fuori. Però insomma ci vede benissimo, lui non ha nessun tipo di problema riguardo alla vista. E questo gatto ultimamente mi si mette sopra il petto, e quando io sono a letto mi si mette proprio sopra, e ho capito che io ho un problema, tra virgolette, se ci devo credere o no ancora devo capire, al chakra del cuore. E ovviamente ho un blocco, diciamo, tra virgolette, e un po' mi seguono dovunque, quindi non so, non ho capito se i gatti dentro casa si scelgono un padrone come i cani, perché anche il cane è la mia ombra, però anche loro stanno diventando la mia ombra, e penso che seguono per le orme del cane, perché loro mimano molto, no, gli altri animali che sono dentro casa. E quindi mi sembrano due cani pure loro, mi sembrano. Quindi volevo sapere innanzitutto questa cosa, se loro sono comunque come dire, miei, o sono di tutta la famiglia, quindi anche delle altre due figlie con cui convivo. Sì, senti, Sara. Sì, quindi vuoi capire praticamente di chi sono lo specchio, praticamente. Brava, brava. Cercare il problema per capire. Brava. Poi una domanda che ti faccio, poi vi lascio rispondere, è che io sono vegetariana, ma non costringo né le figlie né gli animali a essere tali,
nella loro alimentazione, però loro fanno la scelta quando io le ho proposto tanti croccantini e tanto umido, loro preferiscono il pesce. Quindi io a tutti, sia ai gatti che al cane, io faccio mangiare pesce. Cosa migliore. Assolutamente pesce, ecco. Ora tu mi hai detto che il gatto ha bisogno di mangiare carne, però io ti dico che loro... proteine. Anche pesce. Ah, perfetto, ok, sì, sì. Ok. Ti volevo dire questo, insomma. Benissimo, loro... benissimo. Per il gatto è meraviglioso. Si rifiutano di mangiare la carne, evidentemente pure loro a senso sentono non è più una carne buona di una volta. È per quello che io sono diventata vegetariana, tra virgolette, anche perché comincio a rispettare gli animali da molto tempo. Questa è anche una scelta etica la mia. Va bene, comunque è una mia scelta personale. E niente, tutto qua, volevo dirvi solo queste cose. È un grandissimo onore stare insieme a voi, grazie. È un onore per voi. Prego, Ade. Ti volevo chiederti alcune cose. Sì. Se mi senti o se mi vedi. Sì, sì, ti sento. Ok. Sono entrambi biondi come gatti? No, sono proprio rosso, proprio un gatto rosso, europeo, sì. Razza europea, sì. Rosso. I gatti rossicchi, biondi, io li chiamo anche biondi, sì. Però ah, sono okay. Rossi. Ok, ok, sì. Ecco. Perché quando ti entra nella tua vita dei gatti così, i gatti rossicci sono molto particolari, loro non vengono mai nelle case delle persone se non hanno un messaggio molto forte. Ora vedo che tu sei una... Mi fanno molto ridere. E avevo bisogno di trovare un sorriso. Però certo. Sono gatti molto determinati, quindi sanno quello che vogliono, molto determinati e cocciuti a volte, perché vogliono quella cosa, hanno personalità. Quindi il fatto che sono entrati nella tua vita, ti dicono in qualche modo, tu per la via hai perso la tua personalità, perché tu sei una donna forte, ma ultimamente no. Sì, sì, vedo che loro hanno questo carattere deciso, mi piace scoprire cosa... Ti fanno comprendere che devi riacquisire la tua determinazione. Sì, 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 infatti è quello il lavoro che sto facendo da un po' di tempo a questa parte, è vero, sì, sì. Te lo confermo perché ne avevo bisogno e infatti vedo che sono riuscita a scoprire, diversamente dalle mie figlie, che non ci riesco, sono riuscita a scoprire le loro cose le cose che piacciono a loro, perché è stato molto semplice scoprire che un gatto va matto per i tappi, gioca con i tappi, un altro gioca con le cannucce, cioè impazziscono per queste cose, e invece questa cosa non sono riuscita a trovare da bambina, a osservarle per poterle aiutare, no? A seguire le loro strade. Vabbè. Ma perché... Ma perché ultimamente tu hai proprio, a te ti manca proprio l'affetto, ma non da adesso, penso che un pezzo. Sì, sì, beh certo, i miei blocchi, sì, certo, dovuti anche all'infanzia, chissà, anche cos'altro, certo. Ne sono consapevole di questo. Ok, quindi i gatti rossi sono gatti molto determinati, hanno una personalità a parte, il gatto rosso non è facile dominarlo, vuol dire che loro ti dicono riacquisisci ciò che eri. Bello. Sì, però non voglio dominarli io gli animali, cioè purtroppo... La dominazione non vuol dire dominare l'altro, ma io ero una donna potente, imponente, quando volevo una cosa la dicevo, invece adesso hai perso traccia di queste cose. Sì, però non da quando sono piccola, da tempo ancora dietro, perché io non ho mai potuto parlare liberamente, ok? Perché avevo dei genitori un po', no? Non tossi, ma avevo timore dei genitori, no? Ok, quindi non so da quando io non potevo parlare, anche perché... quando ero ancora più piccola, pensa che mi era venuto un bozzo alla gola e il mio dottore mi ha detto se avevo un problema con i miei genitori che non parlavo, cioè mi ha detto esprimi ciò che tu hai. E da lì ho cominciato a farmi delle domande che poi mi hanno portato oggi a essere qui con voi. Tutto qua, era un dottore avanti questo però. È stato un dottore che era una persona a cui piaceva l'omeopatia, quindi
Era una persona rossa. Una persona rossa. Quindi mi ha fatto proprio ricordare, fare delle domande, e da lì ecco sono arrivata a oggi ad aprire un po' gli occhi riguardo a chi siamo e dove stiamo seguendo, andando, tutto là. Meraviglia. Ragazzi, sappiate che tra 4 minuti e 12 scadrà. Quindi grazie comunque, grazie e a presto. Non ti dimenticare di lasciare il suo contatto, grazie. Ma certo che non mi dimentico, ma io sono grazie, Sara. Testa. Quindi ragazzi, io adesso vi direi, vi apro l'audio a tutti quanti, nel momento in cui poi scadrà, ci salutiamo che sono già le 11:30, però adesso attivo l'audio a tutti che così intanto voi potete parlare e io vado a fare la pipì. Ecco, parlate pure. Avete riuscito a parlare bene? Grazie. Grazie Ade, sei benissimo, sei bellissima, penso che lo dico io da parte di tutti quanti. È vero. Era da un po' che non ti si vedeva in giro e ti trovo veramente bellissima, mi fa proprio tanto tanto piacere. Ade, il microfono. Sentite? Sì. Stavo dicendo che vi ringrazio tantissimo, mi sento proprio... Ah, no, noi ti pensiamo sempre veramente, ogni sognorone quando si scrive lo diciamo sempre, Ade, dove sei? Ti pensiamo sempre. Ultimamente perché il lavoro da terapeuta incide moltissimo, quando faccio l'attivazione delle chiavi genetiche non è facile, è un lavorone, e quindi mi sono più dedicata alle persone che avevano bisogno. Certo, però no, veramente stai benissimo, questa cosa, ti ripeto, mi fa piacere anche di vedervi tutte, che bello, infatti prima ho salutato, ho salutato Fiamma, ho salutato Anna, da tanto siamo... che non ci si parla insieme tutti. È un perfetto, ragazze. A parte che siamo un gruppo meraviglioso e grazie a Sara ci siamo riunite, io non potrò mai ringraziare a Sara nel 10 di marzo se non fosse stato per lei che ci ha riuniti in Telegram. Io per i primi 3 giorni ero un po' persa, io questo lo riconosco. Belle mie, io ringrazio voi, Sara. Di voi qua siamo proprio una bella ciao famiglia. Sara, ciao Marco. Ma Marco, sei Marco. Ciao, saluto la Velaide, che ci vediamo comunque domani, vedrei comunque. Questo è l'anno che ci conosciamo tutti di persona, sono tanto contenta, anch'io ho conosciuto la mia Adelaide di persona qualche giorno fa. Marco sta nelle Marche. Marco nelle Marche. Sì. Oggi ha pranzato da noi. Adelaide, bella mia, quando torna giù Anna Maria, ti chiama, che tu per favore le fai trovare un paio di chili di quella bella salsiccia del tuo contadino. Gli sono piaciute quelle salsicce? Ammazza! Erano gli animali che avevano ascoltato la musica, eh? No, sì, vabbè. Lo so, è triste da dire, però ragazzi miei, Abibi, tu sei l'unica che non sta parlando e invece ti volevo salutare, ma manca meno di un minuto e adesso cadrà l'audio. Siamo il gruppo più forte del mondo, di questo ve la garantisco. Ciao, però, ci volevo salutare tutti. Buonanotte. Grazie il contatto. Ciao Abibi. Un bacio anche a Fiamma. Ciao, a tutti. Buonanotte. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti quanti.